Franco da Mantova, Franco da Mantova, dimmi. Non lo so, non mi ricordo più. Come non ti ricordi? Ma va, fanculo, va. Paolo da Modena, dai, ma vai a fare in culo, stronzo. Via, Paolo via, da Modena, via, dai. Pronto? Poverino. Pronto? Perché, poverino, scusa? Pronto? L'abbiamo richiamato e dice non mi ricordo più, ma vai a cagare. Vabbè. La zanzara. Tutto il resto è già. Gioia. Parenzo, hanno visto Giuseppe Cruciani nottetempo attaccare i manifesti di Vannacci con la lingua. Ha tanto leccato le terga del generale che le ghiandole salivari secernono mastice. Perché? Qual è il motivo? Qual è? Posso? Posso? Tu sei la Barbara D'Urso della radio! Che vuol dire giornalista indipendente? Non ho venduto il culo come fai tu, questo vuol dire indipendente. È semplice. Che sei un analfabeta. Ma non avete un po' di vergogna? Siete riusciti a rovinare la persona, la figura, l'operato dell'eccellente direttore Tamburini e l'avete trasformato con assoluta determinazione nel vate dei vater. Ecco, Tamburini sarà ricordato come il vate dei vater e questo è un dispiacere, una vergogna, uno schifo. La colpa di tutto questo ha un nome e un cognome. Che? Si chiama Giuseppe, che è un nome biblico, e di cognome fa Cruciani. Tu fai entrare scambisti, estremisti, predicatori, scarificatori, triti tutto, come questo è un biodigestore, sì, allora, un trituratore. E dall'altra parte che cazzo esce? Esatto. Merda. Amici miei, ho sentito questi epiteti, questi giudizi rivolti al generalissimo Vannacci. Nell'ordine, poi vi farò sentire tutto. È autore di un piccolo Mein Kampf. È una persona assolutamente, ti giuro, una persona assolutamente pericolosa, una specie di truffatore, un razzista. Ora, ditemi voi se non si deve avere una naturale e normalissima simpatia, normalissima, magari non si tramuterà in voto, ma nemmeno lo potrei dire naturalmente, per uno che viene ogni giorno aggredito verbalmente dagli esponenti della sinistra, e non solo da esponenti della sinistra, anche da esponenti del centrodestra, vedi La Russa, e che si è semplicemente candidato alle elezioni europee. Punto e basta. Io dico solo questo, vi farò sentire ogni giorno tutti gli insulti che vengono emanati, bisogno, riferiti. Ma quali insulti? Al ma uno che dice che vogliono abolire, non si può dire buon Natale. Al dottor Vannacci. Al dottor, ma quello tu puoi dire quello che vuoi, ma non diresti mai che uno, ma che uno vicino che è un al Mein Kampf. Al Mein Kampf. Fermi là. Leggo da qualche parte una classifica farlocca, totalmente farlocca, sulla libertà di stampa in Italia, che se l'Italia sarebbe scesa dal 41 al 46, dal 41esimo al 46esimo posto a causa del governo Meloni. Ora, io non credevo né alla classifica precedente dal 41esimo posto né a quella attuale, perché sono classifiche farlocche, ridicole. In Italia c'è il massimo della libertà di espressione. Terza cosa, il finanziere di cui parliamo da due giorni, dopo il fatto gravissimo accaduto a Bergamo l'altra sera, quando il finanziere è stato aggredito da due malviventi all'interno della sua abitazione, ha reagito ferendone uno ed è stato indagato per lesioni colpose, il finanziere andrebbe premiato dal Presidente della Repubblica, non solo per il fatto di essere stato un servitore dello Stato, ma per la sua reazione ferma, gelida, assolutamente razionale a quello che è successo. Da Roma, da
Lid Parenzo, buonasera. La notizia principale di oggi, tolte le vicende degli esteri, riguarda soprattutto l'onorevole Santanchè, anzi la ministra Santanchè. E ovviamente lui si occupa di Vannacci, lui si occupa di fare la campagna elettorale al generale Vannacci. Non mi occupo di cronaca giudiziaria. Non mi occupo di cronaca giudiziaria. Truffa all'Ips, la procura chiede il rinvio a giudizio per Santanchè. Ma che me ne frega a me? Sono fatti giudiziari, che me ne frega a me? No, sono fatti politici prima ancora che giudiziari. Quando la Meloni deciderà, vorremmo avere da te un parere, un'opinione, visto che hai opinioni su tutto. La mia opinione è molto semplice. Può rimanere al ministero una persona che è rinviata a giudizio? Assolutamente sì, lo direi di chiunque, anche di uno di centrosinistra. Lo direi anche, lo direi perfino di Sumaoro, posso dirti, lo direi perfino di Sumaoro. Che non è indagato, che non è mai fosse indagato, lo direi anche seconda cosa. Questa sera Cruciani fa il suo spettacolo. Vabbè, via che c'entra questo che c'entra. 600 persone che hanno pagato il biglietto, e io chiedo alla radio, è compatibile tutto questo? È compatibile. Vabbè, poi che devi dire? Andiamo avanti. Poi terza e ultima cosa. Ultima perché manca due ore. Terza e ultima. Terza e ultima cosa. Perché anziché occuparti di Vannacci, che ha già la sua bella pubblicità, la sua promozione, ha scritto un libercolo che evidentemente nessuno ha letto, ma che viene citato più di qualunque manuale. Perché anziché non ti occupi di quell'altro deputato di Fratelli d'Italia, Novax, che sarà ricandidato alle elezioni? È normale secondo te che il partito è normale secondo te che il partito di una forza di governo, vi dà fastidio la diversità? Vi dà fastidio la diversità il fatto che uno possa avere idee diverse dalle vostre? Io oggi ho avuto il coraggio di parlarne nella mia trasmissione. Ma io ne parlo. Ma figura, a me che me ne frega, io parlo di tutto. Risposta no. Ma non dire cazzate, non dire puttanate. Allora, a proposito di quello che vi ho detto prima, adesso cominciamo con un tale che non conoscevo, tirato fuori dalla trasmissione Piazza di Nome, Pulita di Cognome, Piazza Pulita, sulla 7. Tu senza la 7 non faresti trasmissione. Portatemi in giudizio, chiedetemi se Ci stiamo pensando. Questo Di Paolo si chiama Paolo Di Paolo. Ma chi cazzo è Paolo Di Paolo? Non lo conoscevo prima. Uno scrittore, un saggista, eccetera. Questo tira sul naso. Uno scrittore, un saggista, Paolo Di Paolo, che dice che quello che ha scritto Vannacci è un piccolo Mein Kampf. Ora io dico, ragazzi, si può dire tutto di Vannacci. Persino che ha. Che è razzista, è una follia. Che cazzo fai? Tiri sul naso, che fai? Persino che è razzista. Però dire che addirittura ha scritto un piccolo Mein Kampf, tu devi capire. Persino tu. Fammi sentire l'audio che non l'ho ancora sentito, peraltro. Vai. Ma esistono anche tratti somatici identitari, quelli di Paola e Gonu, scrive Vannacci, non rappresentano l'italianità. È un piccolo Mein Kampf. Io lo so che dico un'espressione pesante, ma è un piccolo Mein Kampf. Caro Di Paolo, no, sei un'iperbole. Ti segnalo. Adesso io vado a riprendere, come al solito. Vannacci può fare le sue iperbole, no, gli altri non possono farlo. L'ha detto pure lui, è un'espressione forte, un piccolo Mein Kampf. Esatto. Per cui non è che si è tirato indietro. Volete portare in tribunale pure io, questo? Io. Che permalosi che siete, che permaloso che è il Vannaccione, anche il Vennaccione, permalosissimo. Io, dai, su ragazzi, ti leggo fra poco, quando lo recupero, ti leggerò il passaggio che ha distorto completamente questo Di Paolo. Ma chi cazzo è poi? Uno scrittore, vabbè, un grandissimo scrittore italiano. Sì, non lo conoscevo. Finalista allo Strega. Finalista allo Strega. Ma perché non conosco? Finalista allo Strega. Claudia Fusani è una persona pericolosa. Oggi. Una persona pericolosa. Da me stamattina. Ora, io conosco Claudia Fusani, che non è una persona pericolosa, devo dire la verità. Stamattina. Dice una marea di stronzate, ma non è una persona pericolosa. Però come fa a definire uno una persona pericolosa, uno che si candida al Parlamento europeo e diventerà, diciamo, come dire, no? Anche un deputato tra 900, quanti cazzo sono? Ma che cazzo può fare Vannacci di pericoloso? Mancano 35 giorni. Ma di che cazzo parliamo? Vai. Considero Vannacci il nulla assoluto su cui non va sprecato mezzo secondo di tempo. Beh, adesso il nulla assoluto, però questo no, ma è una persona pericolosa perché fa affermazioni pericolose. Allora, sottolinearle ogni volta gli fai da megafono, va semplicemente ignorato.
va ignorato. Beh, la propaganda. Hai sentito, diciamo, il giornalista che conduce, che ha detto: beh, questo mi sembra troppo. Era Parenzo. Eri tu? Eri tu. Cioè, non lo so, che cazzo è. Fallo risentire. Allora, sentiamo Maiorino, fallo che risentire. Praticamente dice che Bannacci è una specie di truffatore, o comunque è stato accusato. Senti. A me risulta, uscito su tutti i giornali, allora, un articolo del Corriere della Sera sotto mano: Vannacci sotto inchiesta per peculato e, allora? E truffa. Incredibile. Cioè, non è che stiamo parlando di un grande modello, perché dice le cose allucinanti che ha spiegato su Mussolini, che seguì. Cioè, è una cosa pazzesca. Cioè, questo qua è stato indagato e dice: non stiamo parlando di una persona specchiata. Ma io fossi Vannacci, ti toglierei pure i peli del buco del culo. Cioè, è vero o no che ha indagato per peculato? Ma certo che è vero, certo che è vero. Secondo me è innocente, secondo me è innocente, ma è vero o no che ha indagato per peculato? Sì, ma non truffa. Era quello il punto. Secondo dai. Me è innocente, ma è vero o no che ha indagato per peculato e truffa? Ma chi sei, coso, come quello che andava a inseguire? Ho detto, a inseguire, ripeto, Vespa, là, secondo me è innocente. Ma chi ricca, sei? Ricca. Allora, sei indagato. Che sei indagato? Abbiamo qui il generale, il generale. Allora, è indagato. E allora non parli? Che fai? No, sto facendo un'altra cosa. Sì, e allora che fai? Non parli? Ci vorrebbe Ricca. No, che fai? Non parli? Sei indagato per truffa, per peculato. Non Ricca, parli? Che è simpatico. Non Ricca. Parli? No, ma abbiamo già dato una volta. No, basta, molto basta. Simpatico Ricca. Perché? Io penso proprio la risposta migliore al razzismo della porta accanto di Vannacci. Razzista. Che non fa altro che seminare odio. Poi qua ritira un po' la mano perché non è neanche coraggiosissimo. Anche su questo sono molto d'accordo con Sommi ancora una volta. Cioè, non avevo mai assistito a questa dinamica. Per cui Vannacci fa la voce grossa, no? Quello è il generale con la voce grossa. Parenzo, quanto cazzo ti odio! Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824-0024 o whatsappate il 393-7171-701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Ogni minuto donato al traffico o alla borsa è un minuto tolto alla lotta del tigre. Direttore Tamburini, lo so che Radio 24 ha un grande palinsesto che deve mantenere, ma non si dimentichi che qui c'è gente che lotta. Combatti tigre! Parenzo, ma come cazzo fai a dire che la soddisfazione più grande è che il generale Vannacci non sia più nell'esercito? Tu puoi solo allacciare le scarpe a quella persona, ricordatelo Parenzo. Tigre, sei l'ultimo pilastro contro il male, ti preghiamo di non mollare mai, non mollare, distruggi il male, Tigre, combatti! Vi leggo una notizia di oggi, a proposito di notizie interessanti: rapisce il figlio neonato e aizza il pitbull contro la polizia, provincia di Frosinone. Posso dire una cosa, caro David? Non gli ha aizzato il chihuahua, gli ha aizzato il pitbull. Fatti una domanda e datti una risposta. Perché aizza? Perché aizza il pitbull? Perché il pitbull è un cane che se aizzato, reagisce in maniera terribile. Ti può dilaniare, ti può distruggere. È sostanzialmente, come io dico, un cane killer. Diciamo potenzialmente killer. Potenzialmente killer, se no si incazzano questi qua. Ho scoperto che tu hai invitato il signor Sgarbone oggi, il quale è venuto in ritardo e ti ha preso anche per il culo. Ti ha preso anche per il culo e anche lui ha parlato male di Vannacci, incredibile. Poi non è andato più via, è rimasto lì dietro le quinte a ascoltare la trasmissione. Poi questo sti cazzi, chi se ne frega, scusa, ma questa è la parte più televisiva. Che ce ne frega televisiva, noi siamo alla radio, che ce ne frega di questo? Ma questa è la televisione, ho capito, ma è la radio questa, però ho capito, la televisione è questo, è l'happening di cose che accadono in diretta live. Sì, per carità, live. Clamoroso, sta arrivando Vittorio Sgarbi. Clamoroso perché sono le 11:26. Allora fammi eccolo qua. Eccolo. Non solo se eccolo Vittorio Sgarbi, sta entrando. Allora, guarda che roba. Adesso c'è proprio l'ingresso. Perché trionfare. Red carpet, capito? Facciamo una Vai con comodo, caro Vittorio, intanto sono solo le 11:26. Oh,
incredibile, dai, su. Dai, che c'è l'evento, dai, l'entrata di Sgarbi raccontata, dai. Doveva arrivare alle 11, dai. È arrivato quando cazzo ha voluto, è andato via quando ha voluto, se tutti gli ospiti facessero come così, al solito, saremmo perché sai, qualche volta essere troppo amico di una persona è peggio, perché lui si sente in diritto di fare il cazzo che vuole, questo è il punto, sì, purtroppo è così. Con tutti, però, non solo con me. No, stai sicuro che se deve andare alla Vespa si presenta a quell'ora, non ti preoccupare. Oggi sei sindaco ancora dove? Sono sindaco ad Arpino, voglio ricordarti che ho fatto assessore una dove? Sono assessore a Viterbo. Cioè sei assessore a Viterbo. Tu non è che tu sorrida, perché no, sorridi perché sei un cretino. No, sorrido. Sono un cretino che ride così. Cosa vuol dire? Sorrido, perché Urgu riesce a fare solo quello e anche cioè, no, perché fai no, sorrisini mentre parli. Sì, allora qui c'era un potenziale momento di conflitto, giusto? Perché esatto, se tu avessi affondato su questa cosa qua dicendo ma come fai? Lui avrebbe detto ma che cazzo vuoi, imbecille, posso fare l'assessore dove voglio, il sindaco dove voglio? Sai qual era il vantaggio? Che essendo le 11:30 di mattina ed essendo lui carbura, carico, dici, come tu sai carico, carbura con un po' più di te, e quindi era sentiamo su Bannacci che dice, perché sono curioso, non l'ho sentito, però come al solito per invidia lo attaccherà. Mandalo tutto, che vuol dire tutto, dura un'ora e mezza la trasmissione, no, ma ti pare che Bannacci è invidio? No, ti pare che uno come Sgarbi può essere invidio di Bannacci? No, non è l'invidia, no, mi sono espresso male, non è l'invidia, è il fatto che oggi l'uomo sulle copertine non è Sgarbi con la sua candidatura in Fratelli d'Italia, è Bannacci. Cioè si parla di Bannacci, di Sgarbi non si parla. Ragazzi, io che sta la realtà, però. Ma no, ma come no? Gliene frega. Ti vuoi dire che perché devo parlare di Bannacci? No, non devi parlare di Bannacci, parliamo dei allora, ogni candidato porta una storia. No. Le idee della Lega sono identiche a quelle di Bannacci. Ma no, identiche, ma non è così. Sì, non lo so bene, lo so bene io. E allora il punto è: allora, bravo, Salvini fa una cosa nobile a non candidarsi, però candida uno che è ignobile, quindi va sempre l'altro invece fa una cosa nobile a candidare Sgarbi, ma ignobile a candidare se stesso. Non rompete i coglioni. Io non so se lo dicesse sul serio che è ignobile la candidatura, perché facciamo un gioco di parole. Però vedi che gli rode il culo? Gli rode il culo, ma questo non è il punto. Frega, posso dirti al grande Vittorio non gliene frega niente. Un po' gli rode il culo, pochetto gli rode. Manda il culo. La parte in cui rientra, non mando più che niente, è molto basta, bella. Mi sono rotti i coglioni, fallo basta. Vedere no, televisivamente, non si può vedere qua, non si può vedere. Ecco, esatto, basta, me lo dico dalla regia, basta. Allora, un altro caso, diciamo, di scuola è quello della signora Bompiani. Senti, potresti dire alla signora Bompiani se viene ospite una volta da noi qua a fare una grande battaglia? Una grande posso dirti, non ha una grande stima di quello che noi diciamo. Io lo posso anche capire. Tante persone si sono anche ricredute, diciamo, dopo questa. Però se vuoi te la posso invitare per una grande battaglia. Sì, questo lo posso fare. Esatto. La possiamo invitare a Roma lunedì quando tu vieni in studio a Roma. Bravissimo, bravissimo. Insensato che abbia scritto un libro insieme di imbecillità rivolto a Bannacci. Cioè, bellissimo. Posso dire una cosa? Che siano un insieme, posso dirti? No, ma non è, ma non puoi dire una cosa del genere. Ma non puoi dire cozzaglia di, ma no, di pensieri, ma è una criminalizzazione che neanche, continua. Ma non è una criminalizzazione, dire che sono dei pensierini delle elementari. Ma fosse anche così, se uno con i pensierini delle elementari riesce a vendere non so quante copie, ma sarà un merito, non è che può essere un ma delitto. Certo, dai. Ma infatti la nostra è tutto anche un'invidia, se vuoi. Io no, non c'ho nessuna invidia. No, sto scherzando, neanche io. Primo che abbia scritto un libro è già una cosa insensata, perché il suo libro è un insieme di imbecillità, di idiozie che non dovrebbero imbecilli, no, c'è chi vuole, lo possiamo farlo senz'altro, però se non lo facciamo Allora, ti faccio sentire un'Orsini dannata, cioè di oggi in realtà, dalla parte degli studenti americani sgomberati dalla polizia. Cioè uno occupa l'università. Grazie. Uno occupa l'università, Orsini, cioè non Orsini, dico, gli studenti americani filo palestinesi, tra cui anche gli occupano la LUIS. Sì, pensa come si incazzano giustamente dalla se gli occupano degli la studenti, dalla parte degli studenti. Però non ha fatto l'appello, visto che la LUIS lo paga, non ha fatto l'appello ad occupargli la LUIS. Pensa se gli occupassero la LUIS. In primo luogo vorrei dire che io sono totalmente schierato dalla parte degli studenti e stimo loro, totalmente gli americani, tutta la mia vicinanza, la mia solidarietà per le violenze brutali cui sono sottoposti. Interessa molto ma gli studenti americani. Gli studenti americani ma sono lì che dire grazie a Orsini. Se Orsini. We don't know who is Professor Orsini. Senti. We don't know. Senti.
Ricordiamo che i 35.000 palestinesi massacrati finora da Netanyahu sono stati uccisi con i proiettili, con i fucili e con le bombe di Biden. Che c'entra? Questi studenti, giustamente, stavano protestando in maniera assolutamente pacifica. Le immagini che noi vediamo sono le stesse immagini che possiamo vedere in Iran. No, pacifica, cioè, è un cazzo. Allora, il punto fondamentale, Orsini, è un altro, però adesso questa volta veramente. L'hai visto come hanno invaso la Columbia? Per giorni e giorni, aspetta, per giorni e giorni Orsini è andato dicendo, non ha detto nulla, perché c'erano delle manifestazioni normali e infatti nessuno pensava di sgomberarle. A un certo punto, quando hanno cominciato a rompere troppi coglioni, quelli si sono scassati il cazzo. E giustamente, siccome la gente deve continuare a studiare, queste sono minoranze. Ma perché che cosa è successo? Delle rette imponenti, cioè, questi sono minoranze, per cui sono entrati i poliziotti a dire basta, è finita la ricreazione, andate a manifestare per strada, non rompete il cazzo, la gente deve studiare. Contrario allo studio? È contrario al diritto allo studio? Orsini, dai. Andrea, no, ma sono università private dove chi va lì paga 100.000 euro l'anno con delle borse di studio per poter Andrea studiare. Andrea da lì, Perugia, dai. Andrea da Perugia, avanti tutta, dai, dimmi. Dimmi. Intanto mi. Salve, tra sì, ci sono. Mi dicono che non sono solo studenti, sono attivisti di sinistra, l'ha detto, non è che ci stanno solo gli studenti, sì, ci sono attivisti di sinistra, attivisti di estrema sinistra, pro PAL. Andrea, dimmi, dai, che c'è, dimmi. Intanto mi congratulo con Parenzo per l'ottima conduzione dell'aria che tira. Vabbè, non ce poi ne frega. Grazie, sapere caro. Sugani, se un ipotetico rapporto sessuale con Vannacci sarebbe attivo o passivo? Ma guarda, io di solito sono sempre attivo, però non in questo caso, non con gli uomini, diciamo, con cui non sono mai andato, per cui è difficile. Sì, lo so che era una metafora, so che era una metafora, era una pseudo punzecchiatura, diciamo, una pseudo critica. Cunnilingus ad un certo punto stanca. Stanca e bisogna passare agli atti sessuali. Mi sono stufato di sentir parlare solo ed esclusivamente di Vannacci, dovresti, di politica. Dovresti rivolgere, giù un attimo, Andrea da Perugia, un secondo, non chiudetelo. Cioè, dovresti rivolgerti anche come dire, all'attualità, dovresti prendertela con l'attualità. Se Vannacci dice una cosa e questa cosa fa notizia, noi siamo qui a registrare, a dibattere, a discutere. Caro Andrea, dimmi. Sì, ma diventa pesante. E capito? Allora cioè, cambia radio. No, non voglio cambiare radio perché mi avete svoltato voi. Parlavate fino a qualche tempo fa di tutto e di più. Figa pelosa, figa rassata. Amico mio, Andrea da Perugia, ti segnalo, fermo un secondo, ti segnalo che ieri sera dalle 20 in poi, Parenzo lo sa benissimo, perché ha provato anche a protestare. Abbiamo ospitato ben due protagoniste della cosiddetta OnlyFans. E non abbiamo sfiorato nemmeno lontanamente il tema vannacciano nella seconda parte della trasmissione, però qui non stiamo facendo l'esegesi della zanzara, dunque andiamo con Stefania da Genova. Vai Stefania, dimmi. Allora, io volevo dire a Dave che al caro Dave che la sua amica di agenda complicata l'amica dell'agenda complicata, la signora Gruber, esatto, la signora Gruber, ma che cazzo gliene frega a lei se le ragazze di oggi vendono i loro orefizi? Se lei si vuole vendere il suo cervello, si continuerà a vendere il suo cervello. No, è un po' diverso, no? Posso dire però che non ha tutti i torti questa signoria. Tra l'altro, che gliene frega? Io me lo prego. Ma è un'inchiesta giornalistica. Cioè, scusi, ma lascia perdere. Perché preghi? Me lo prego tutte le mattine di alzarmi con il coraggio e la voglia di vendere i miei orefizi. Invece vado a lavorare e mi guadagno in un mese quello che loro guadagnano in un giorno. Cambi lavoro, se le fa piacere, cambi lavoro. Lei evidentemente ha ancora un senso del pudore e anche un senso di sé e della sua vita diverso da quello che vero, purtroppo magari... non direi purtroppo. Beh, purtroppo perché non hai il senso. Beh, quelle ragazze ma perché hanno buttato via la loro vita. Ma perché giudicare chi vende i propri orifizi? Fermo. Se vuoi parlare al telefono con la zanzara da fallotto 0024 0024, oppure se vuoi mandare i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701. Ma poi io non ho capito una cosa, perché tutti i sassisti ascoltano delle radio veramente inascoltabili? Perché nessun tassista ascolta Radio DJ? Perché nessun tassista ascolta Virgin? Radio Maria, ascolta Radio Classica. No, hanno tutte queste radio con questi programmi, con questi ignoranti che parlano. Quello di stasera stava ascoltando un programma agghiacciante che parlava, che praticamente diceva che il fascismo non è male, una roba del genere, cioè non lo so, una cosa agghiacciante che inneggiava le armi. Scusi, mi può togliere questa aberrazione fascista dalle orecchie per cortesia? Perché vi giuro, c'è una roba veramente... io stanca. È regolare.
Questa mi segnalano sia un influencer che è capitata in un taxi, non so dove, a Milano, a Roma, in qualche città, e che stava ascoltando, com'è abbastanza evidente, questa disgraziata trasmissione, dove evidentemente è intervenuto qualcuno, qualche telefonista, qualche interventista, insomma qualche frequentatore di questo bordello. Ebbene, è rimasta scioccata la signorina. Io stesso ti confesso che quando per caso riascolto, magari salgo su un taxi e c'è della gente che sta riascoltando il podcast, io stesso chiedo di cambiare e mi vergogno. Ma che vuol dire cazzate? Di quello, ma mi vergogno di quello che ho detto io, per carità di Dio, non è che voglio dire. Mi vergogno. Dico, ma davvero ho detto questa cosa? Mi vergogno di me stesso, questo sicuro. Ti faccio sentire questa cosa del Vannaccione, questa cosa del Vannaccione. Vannacci, ad esempio, si riascolta mai quello che dice? No, ma perché? Ma sicuramente non si riascolta, ma io non mi riascolto mai, per esempio. Posso dirti una cosa? Che quella signorina lì è la tipica radical chic. No. Che qui non piace, come dire, sangue e merda. Non, però per carità, ognuno poi può sentire quello che vuole nella vita e può fare assolutamente quello che vuole. Assolutamente quello che vuole. Vannacci, che ti farà divertire questa cosa qua. Che ma parla perché, di gastronomia, esempio, non dici due parole su questa bellezza di questo popolo della Georgia che vuole entrare in Europa? Ma adesso che facciamo 30 paesi in Europa, 38 paesi in Europa, ma basta. La Georgia, siamo già troppi, sta lottando, non ci rompe i coglioni. Ma la Georgia è lontanissima, ma non me ne frega niente della perché Georgia, non posso dire nulla non di questo popolo straordinario. Sono buoni che ristoranti vuole georgiani l'Europa. Ogni tanto vai. Per quanto riguarda l'identità, vede, noi come popolo italiano abbiamo un'identità specifica. Sì. La civiltà, in senso antropologico del termine, è sinonimo di cultura. Certo. E rappresenta tutte quelle caratteristiche peculiari di un gruppo sociale. Per esempio? Che non è solamente l'aspetto estetico e somatico, che seppur esiste, è la gastronomia. La distanza interpersonale che teniamo quando parliamo tra di noi, sono gli usi e costumi che ci caratterizzano, sono il fatto di essere vissuti in un determinato luogo. Ma sono cose la gastronomia, cioè fammi capire, ma lo mandiamo in Europa per difendere le melanzane alla parmigiana? Vuol dire la gastronomia, ma che cazzo lui dice è? Che la gastronomia ma lo mandiamo è una specificità, in Europa per difendere la carbonara? Ma non lo so, lo mandano gli elettori, ma perché la carbonara è lo mandano, attacco? Lo mandano, qualcuno vuole no. attaccare la carbonara, ma non ha detto qualcuno questo. Stacca la carbonara, no, però ti vorrei, no, ma io dico, mandiamo l'unica cosa a 14.000 euro al mese per difendere la carbonara, ma non ragazzi, ha detto questo, dai, adesso stai distorcendo completamente queste parole, per favore. No, ma più che altro mi stupisce questa cosa che non ho capito, la nostra identità personale, culturale di paese eccetera, e la ma distanza, non l'ha capito neanche lui. No, la distanza interpersonale quando parliamo, perché noi parliamo abbiamo una distanza tra le persone diversa rispetto a, che ne so, ai russi o ai sudamericani. No, ma non l'ho capita sta cosa qua. È un tuo amichetto. Non l'ho capito. Andiamo avanti con Luca da Modena. Vai, Luca. Volevo ringraziare David Parenzo perché negli ultimi 2-3 mesi, con tutta la pubblicità che ha fatto, mi ha spinto con assoluta determinazione ad andare a acquistare il libro di Vannacci. Il disco di Paolo Iannacci e anche grande padre Enzo, che purtroppo non c'è più. Vabbè, allora. Comunque, grazie David perché mi hai fatto talmente tanta pubblicità. Prego. Mi ha incuriosito e sono andato a comprare il libro. Ma se ti piace così, se tu ti riconosci in quella roba là, no, evviva. Me l'hai consigliato te. Evviva. No, io non no, te lo me l'hai consigliato se tu te, ti riconosci, siccome noi siamo chi votiamo, ma che c'è? Ma questa posso dirti, è una delle più grandi cazzate che hai detto. È proprio questa. Noi siamo. No, perché questa roba qui, per esempio, mettiamo che tu sei in Israele, no? Sei in Israele, ti può capitare qualche volta di votare, che ne so, per il Likud, che è il partito, diciamo, conservatore, qualche volta ti può capitare di votare per i laburisti. Non è che tu ti identifichi in quello che sei, se voti il Likud, ci sono mille anime e mille però cose, hai non una diciamo visione cazzate. Del mondo. Ma non diciamo sposi una visione sì, del certo, mondo. Quando voti su gli estremi, sì, dire. Quando voti gli estremi, sì, ma che vuol dire? Dai, su, ciao. Andiamo con un po' di spatalo? Andiamo con un po' di spatalo o no? No. Un po' di spatalo, no, che dici? No, no.
Dai, un po' di spadalo, dai. Io dico di no. Ma perché no? Fammi mettere un po' di spadalo. Ma che so che c'entra però? Se non c'entra nulla, spadalo, vai, spadalo. Quelli che oggi si definiscono antifascisti ci sono dappertutto, sono come i funghi, nascono dappertutto. Quelli sono i veri fascisti. Per trovare i fascisti si va in Ungheria, parla della Salis, il zio Spatalino. Zio Spatalino, sarebbe bello il confronto Spatalino contro il padre della Salis. Vai, regia. A proposito di fascisti, di eroine di guerra, noi siamo così pieni di fascisti che per trovarne uno da picchiare bisogna andare in Ungheria. Questo però non è male come cosa, effettivamente non è male. Dici, scusami, è vero, in Italia dicono è pieno di fascisti, questi gruppi antifa, di cui faceva parte fino a prova contraria la signora Ilaria Salis, potevano, dato che è pieno di fascisti in Italia, rimanere in Italia o comunque fare una spedizione in Italia. Invece, per pizzicare i fascisti sono andati fino in Ungheria. Stavolta la trovata spataliniana non è male, devo dirti la verità, vai. Mi sembra un'idiozia come tutto. Sapete a chi mi riferisco, eh? Alla nostra coraggiosa, intrepida connazionale Ilaria Salis, che attualmente si trova in Ungheria in prigione, sta scontando malefatte. No, questo è sbagliato però, Spadalino, non sta scontando nulla perché è incarcerazione preventiva, come si dice, no? Esatto. Cioè, per cui non sta scontando per un reato nulla. Che lei dice di non aver commesso. Io quindi spero che il padre, anzi darò al padre questo audio, che e mi auguro che lo quereli. No, sì, ma basta, questo che c'entra, dai, che c'entra. Sì, dai, c'entra e come. Dai. Anzi, se fossi una persona Angelo onesta, tu chiuderesti la trasmissione. Ancora. E manderesti subito l'audio al padre dell'ingegner Salis. Angelo da Perugia, vai Angelo, dimmi. Io chiamo l'ingegner Salis. Sì, ma chiamalo l'ingegnere come ti pare. Io ovviamente lo chiamo l'ingegnere, un ragioniere, Salis. Che me ne frega a me, ingegnere, chiamo, ragioniere, non operaio. Io lo chiamo l'ingegner Salis. Ma perché ti stanno sul cazzo gli operai? Rispetto. Ti piacciono solo gli ingegneri? No, non mi sta sul cazzo, assolutamente, chiamo l'ingegner Salis. Angelo, l'ingegnere, lo chiamo l'ingegner Salis. Ciao Cruciani, vorrei un tuo commento sull'affermazione di fare classi separate per disabili a scuola. Guarda, sono quattro giorni che ne abbiamo parlato. Io no, a me non piacciono le classi separate di disabili. In alcuni casi ho scoperto in quello che ho detto. In alcuni casi ho scoperto in questi giorni da disabili e da persone che se ne intendono. In alcuni casi è necessario. Dico solo questo. Non mi pare il problema principale dell'Italia. Io sono coinvolto in questa cosa perché sono papà di un figlio disabile. Quindi... Ognuno è coinvolto a modo suo. Adesso la sua testimonianza. Dunque tu sei sdegnato per quello che ha detto Vannacci? Che non ha detto. Ma comunque marca la differenza. Fai un'opera di civiltà per te. Anche per te. Io non faccio nessuna opera di civiltà. Io sono per le classi aperte. Che il dolore, scusami, questa persona qua, Angelo, e molte si sono sentite offese. Ma per quello c'è un sacco di perché gente che io conosco che non si è sentito offeso. È un impegno. Non è che ha detto di impiccare i disabili, ragazzi. Ma non diciamo cazzate, dai. Non è che ha detto impicchiamo i disabili. Ma che vuoi, Angelo? Che vuoi? Da me rivolgiti a Vannacci, che c'entro io? Scusa. Io vorrei che tu marcassi la differenza. Ma io, tu puoi volere quello che vuoi. Io reagisco come mi pare. Io non marco alcuna differenza perché non devo marcare alcuna differenza. Un atto di civiltà. No, non è che uno è incivile e l'altro è civile. Già stai sbagliando percorso. Io ho detto semplicemente una cosa. Io sono contrario alla differenziazione delle classi. In alcuni casi è molto utile inserire una persona che ha le stesse attitudini, cioè dire che non è troppo indietro. Se c'è una persona, come abbiamo appreso, che ha delle enormi difficoltà ed è meglio per lui e anche per i compagni fare dei percorsi differenziati, va benissimo. Ma adesso perché ci mettiamo a parlare di ovvietà? Per me sono ovvietà. A mio parere non doveva nemmeno affrontare il tema, Vannacci, se proprio lo vuoi sapere, caro Angelo. Ciao, ti saluto. Appestato una merda. Quello vabbè. Sicuro. Avanti. Francesco da Milano, vai. Vai, Parenzo, qualche trasmissione fa dicevi che avevi telefonato per invitare Vannacci alla tua trasmissione e non ci sei riuscito. Ma vabbè, ma quello che c'entra, ognuno va o non va dove, ognuno va dove vuole. Neppure ci credo che ci ha provato. Francesco, perché... ma che te ne frega a te? Scusa, non ho capito che se va o non va. Ho fatto un invito pubblico attraverso le mie bravissime inviate. Ma alla fine andrà, non ti preoccupare, ci metto la buona parola. Vai, Francesco, andrà, dimmi. Io penso che non... Ma che te ne frega a te? Avevo questi... Ma me ne frega nel senso che c'è Parenzo che lo dice, che l'ha invitato. Vabbè, vedremo. Claudio da Pescara, vai. Claudio da Pescara. Claudio, dimmi.
Claudio. Sì, ciao. Cioè, dimmi, ciao, Claudio, ciao, dimmi. Ciao. Che c'è? Niente, volevo dire solo a Davide che da oggi in poi può e deve rispondere a tono ogni volta che il brasiliano dice a cappelletta. Visto che lui, dopo il video del cazzo che ha fatto, no, insomma, comment. No comment. Bravo, no comment, no comment. Al momento, bravo. No comment. La settimana prossima vedremo, perché avremo un tête à tête. Guarda, comunque, posso dirti una allora cosa, Claudio? Mi devi richiamare. Però posso dirti una cosa, caro Claudio, con tutta la sincerità del mondo, per carità di Dio, poi ci divertiremo, discuteremo, rideremo, perché è una cosa da ridere. Sinceramente, sì, posso dirti, chiunque di noi qui alla Zanzara, ma non solo alla Zanzara, ha visto quel video, anche Parenzo, credo. Però fermo. No, fermo. Posso dire una cosa? Posso dirti, caro Claudio, il mio interesse per le misure del brasiliano è nullo. Ma non perché io ho un grande affetto nei confronti del brasiliano. Il mio interesse per le misure del signor brasiliano zero. Ma non lo dico per snobberia, perché non è che mi interesso di cose così. Poi ci scherzerò, riderò. Ma sti cazzi. Ti do una notizia. Guarda, se il tuo interesse, caro Cruciani, è zero per le dimensioni, pensa qual è l'interesse del direttore del nostro giornale. Figurati. Quello non gliene frega nulla, zero. Anzi, dici, ma no, sarebbe sì, contento, no, non che credo. Non se ne parlasse. Dici che non apparisse mai più, diciamo, no, alla mai Zanzara. Più, fermo, mai là, più. Fermo là, Cruciani, di Apparenzo che la libertà degli Stati Uniti sono anche le armi, il diritto di avere un'arma per difenderti, perché tanto i criminali le armi ce le hanno, siamo noi onesti cittadini che ci dobbiamo difendere da questa gente. Voglio dire a quella minchia bollita sinistroide di Parenzo, che ha detto che è giusto che quel vecchietto che ha sparato in casa sua, mentre i ladri poverini lo stavano soltanto derubando e quindi e per questo è stato inquisito, allora vorrei tanto che dei ladri entrassero in casa sua durante la notte, lo legassero e lo inculassero davanti alla sua famiglia e poi andarsene. Luci, solo alla Zanzara si sentono questi messaggi, diciamoci la verità, caro Davide, solo alla Zanzara. E le persone, anzi no, il conduttore che sono io, manda in onda un messaggio, anche rivolti a me per carità, in cui si attacca pesantemente, augurando le peggio cose, l'altro conduttore. L'altro conduttore, certo. E tu faresti la stessa cosa se potessi farlo. Se avessi in mano la gestione dei messaggi, anche tu faresti la stessa cosa. Dai. Probabilmente manderei in onda solo messaggi contro di te, molto probabilmente. Ecco, appunto. Ma non è il mio stile di conduzione, non è il mio stile di trasmissione. Quindi tutto questo non mi rispecchia. Sono qui, ma non mi rispecchia. Fammi sentire un attimo la signora Murri di nuovo. La signora Murri. No, mandala pure, io non ho nessun problema. Le voglio anche bene, quindi mandala pure, io non ho nessun problema. Anzi, mi fa piacere. La sua contestazione mi dà gioia. Mi fa gioia, addirittura. Sentiamo, perché io non sono così. Io non sono così, non sono come lei, mi fa piacere. Senti. Oggi si parla, giusto per non fare un nome, di Parenzo che viene aggredito in quanto ebreo. Parenzo ha un linguaggio che è violento. Facciamo parlare. Che è violento. No, quindi no, noi siamo più violenti. Deve di lui. Parlare con rispetto. Ascoltami. Ma chi la violenza verbale chiama violenza. Ma chi decide se uno parla con allora, rispetto? Allora, Davide. Guarda, basterebbe l'educazione. Davide. Signor sei stato difeso dal nipote di Sallusti. Difendeva il nipote di Sallusti. Che immagino tu preferisci alla signora. No? Guarda. Se mi dicessero preferisci andare una sera a cena con nipote di Sallusti tutta la vita pagando nel ristorante più caro d'Italia con il nipote di Sallusti, ma ciò non toglie il massimo rispetto che io ho per la signora Amurri. E mi fa piacere che tu mandi in onda questo odio contro di me. Mandalo ancora, mi dà gioia. Basta. Mi dà gioia, allora, sai perché? Perché? E con questo
perché io non sono come lei. E mi fa piacere che però lei dica, senza lei specificare, io ho il linguaggio violento, io mi incazzo, alle volte mi incazzo, certo, questo c'è, però non c'è, in onda, non c'è da spiegare, perché mi fa piacere e la abbraccio con veramente con affetto. Con grande affetto. Mimmo Scarcella, no, con Mimmo Scarcella ieri a Dritto e Rovescio, vai. Se qui ci fosse stato il mio nipotino di 6 anni, io lo sparavo un colpo, ne sparavo 5, li facevo fuori tutti e due, senza remore, senza paura. Bah, amico mio, se ci fosse stato il nipotino avrei sparato alla figura. Vai, vai ancora con Scarcella, vai. Questo continuava, soldi, cassaforte, soldi. Ho perso la pazienza, dico, ascolta, vuoi soldi? Aspetta che te li do. Fatto così, ho sparato. Ho colpito in alto. Ho fatto tanto di quel poligono, non sbaglio una persona, eh? Ma anche se uno vuole sbagliare, non riesce a sbagliare. Quindi io ho colpito in alto. Io sono contro le armi, però io in casa bisognerebbe che tutti avessero, perché noi siamo tutti vittime in casa, perché questi delinquenti qui non guardano se c'è una donna, se c'è un bambino, niente, loro entrano, vogliono i soldi, ma io glieli ho dati poi i soldi, erano dentro il borsello. Posso dire che questo è veramente un gigante, questo signore qua, fra poco, fra qualche giorno, quando avrò mi più suggeriscono tempo, lo andrò a trovare personalmente. Mi suggeriscono questo. Dimmi. Suggeriscono questo, leggo testuale. David, perché non fai uno dei tuoi migliori auguri a Cruciani per il suo imminente debutto teatrale? Luca da Cuneo. Volevo dire che voglio fare una riportarci sua. Luca da Cuneo. Comunque no, con l'affetto andrà. Giù, ma io non sono scaramantico, però vabbè. Luca, dimmi. Dimmi. Ci sono. Dimmi. Sì. Ecco, mi spiace che la prendi. Volevo fare una giù. Tenetelo giù, date contento se lo teniamo giù. Luca, dimmi. Ok. Volevo fare un applauso, anzi una standing ovation a Carola Racchete. Era ospite da me. Era ospite all'aria che tira, ieri è successo. Pienamente d'accordo per i mezzi di trasporto gratuiti perché le auto inquinano, ma con lo stesso filo logico, dato che sappiamo benissimo che le deiezioni animali inquinano tantissimo, io eliminerei tutte le teste di merda della sinistra che ci sono in Italia. Vabbè, questa è una battuta del cazzo, cioè è una battuta, perché tu dici sono uguali agli animali, però non c'è le deiezioni. Scusa, però Luca, ho capito Luca, però tu mi sembra che ragazzi, ma 600 biglietti venduti, giù stasera. Figa, cioè giù, che se mancano solo i corbi. Però scusami Luca, tu però mi ricordi qualcuno che assomiglia un po', che è un po' vicino al fascismo, sbaglio? Molto vicino al fascismo. Lo vedi David che te l'ho tirato fuori. Tanti alla fine, cioè, Giorgio, massima salute. Sì, Luca, come manca tanti auguri di massima salute. Pensavo che, ma che ho detto dire? Tanti auguri di star sempre bene. Ho capito, ma questo gli porti male a Luca da Cuneo. Scusa, no, Luca. Sì, ma infatti mi sto già grattando le palle. Ma lei è mussoliniano? Quanto è mussoliniano lei? Parecchio, diciamo che... Ma sbaglio, lei sul profilo WhatsApp ha un fascio, se non sbaglio? No, l'ho pubblicato per il 25 aprile. Cioè per il 25 aprile lei ha messo sul suo profilo di WhatsApp il fascio Littorio? Sì, in realtà anche su Instagram. Sì. Anche su Instagram. Cioè, quando i vili si dichiararono eroi. Però posso dirti una cosa, caro Parenzo? Vedi, questa qua è libertà. Questo qua è chiaramente uno che... Cioè, pazzesco, è libertà. Sold out in tutte le tappe. Giù, ragazzi, dai, su, basta, ragazzi, dai, su, dai. Non mi disturbate, non mi rompete i coglioni. Non ti voglio disturbare. Giù. Abbiamo ancora un'ora di trasmissione, cazzo. Cioè, me lo dirai più avanti, no? Luca, dimmi, Luca. Allora, non ho capito, tu sei veramente fascista? Cioè, quanto sei fascista? Ma tra la tessera di fiamma tricolore, che purtroppo tu hai la tessera di fiamma tricolore, la tessera di fiamma tricolore. Sì, prima era di Alleanza Nazionale, poi quel maledetto Di Fini si è venduto. Si è venduto e quindi, beh, sì, direi. Sì.
capito, a Parenzo? Scusa, capito? Tu non hai nulla da dire a Luca D'Acuno perché ti sei stufato di affrontare i fascisti, non ho capito bene. Cioè, no, non ma voglio chiedere a Luca D'Acuno, ma chi è il segretario della Fiamma? Cioè, non cos'è, lo so, il partito della Fiamma Tricolore? Fiamma Tricolore non esiste più. Adesso ormai è talmente frazionata e frammentata, che ci sono non i fascisti, quindi anche fascisti. Te l'hai fatto, te la sei fatta da solo, perché non esiste più la Fiamma Tricolore, il partito. No, ci sono le tessere ancora annuali che però servono quanto a carta. Ma quali tessere? Ma chi le firma le tessere? L'almirante è morto. Ma che c'è? C'è il segretario di zona, ma tanto non si organizzano più niente. Una volta in zona, chi è? Ma, chi è ma la cosa interessante è che questo qua, il 25 aprile, ha pubblicato sul suo profilo Instagram la pagina il Fascio Littorio. E giustamente non gli hanno fatto niente perché l'hanno preso per matto. È una roba di folklore. Ma scusa, ma arrestalo, segnalalo invece di farlo segnalare. Ma quello sarà già segnalato. Ma perché alla fin fine noi siamo diventati noi di destra, accusati di fascismo, siamo diventati, siamo diventati quelli più calmi e pacati, che andiamo a fare le manifestazioni come a Calarenzia e tutto. Non rompiamo il cazzo a nessuno. Questo però, devo dire la verità. Devo dire la verità. Adesso non si vedono, ultimamente non si vedono manifestazioni violente da parte dell'estrema destra, invece a sinistra. Esatto. Cioè. Ciao Luca, cioè, ciao. Mario, provincia di Treviso, avanti tutta, ragazzi, dai. Avanti tutta, pronto? Avanti tutta. Ciao Giuseppe. Poco ti chiamo un personaggio che ha sparato e ucciso qualche anno fa un ladro che è venuto a rompergli i coglioni. Francesco Sicignano, poi è stato adesso prosciolto da tutto. Non ricordi? Vaprio Dad, andate a vedere, andate a compulsare. Sull'internet, Vaprio Dad. Io sì, assolutamente. Mario, provincia di Treviso, dimmi Mario. Ciao Giuseppe, ciao. Dimmi. Ascolta, un saluto anche a quell'ometto che hai là a fianco, che però, guarda, stai istigando i ritardi. Ma non è a fianco. No, sì, scusa, vai a Roma, sai dove cazzo vuoi, però guarda, veramente sei di una scorrettezza unica, stai istigando e irritando la gente. Cioè, io su do che piena cosa? Solidarietà su e ti spiego, sto dando piena solidarietà, se avessi bisogno anche un po' economica, a quell'ex maresciallo della finanza che ha fatto il suo dovere, che dovrebbe essere premiato. Bravissimo. Io sono uno che dorme anch'io con la pistola. Questo è interessante, questo è buono, Parenzo, questo è buono. Abbiamo scoperto, aspetta, scusami Mario, poi ti faccio proseguire perché sei molto carico. Cioè, Mario ci sta dicendo una cosa, ci sta facendo scoprire Mario una cosa molto importante. Totalmente inutili. Molto importante, sta dicendo che ci sono una serie di persone in Italia che non avevamo scoperto fino all'altro giorno che dormono con la pistola sotto il cuscino. Mario è uno di questi, io giusto ti Mario? Dico, non è ti vero. Dico, Giuseppe, speriamo Giuseppe, di no. Ti dico una cosa, Giuseppe. Questa è la realtà che viene fuori perché da qui. Se ti parte un colpo durante Giuseppe, la notte, ma quanto imbecille Giovanno sei? Rompe di coglioni ma col colpo durante la notte. Ma quanto imbecille sei? Pensa per te che sei uno stupido. Sei uno stupido quando ti comporti così, giochi sulle pelle delle persone. Beh, oddio, e tu prova, io non si fa a dormire, guarda, con la pistola sotto il cuscino. Ma non dire scempiate per piacere. Prova l'esperienza che ha provato lui e che ho provato anch'io. Ma non voglio, non si augura il male a nessuno. Ma non rompere i coglioni, ma Parenzo, fai il serio ogni tanto. Io ti stimavo, Parenzo, ma quando ti comporti in questa maniera, veramente mi fai schifo. Però scusami. Perché stai attento alla cosa. No, però scusami. Io ho la cassaforte. Sì. Dove tengo le mie armi regolarmente denunciate. Le armi, ma cosa c'hai? Un arsenale? Sì. Che è le armi? Ma che sei armi. Zelensky che hai le tue per armi? Il mio lavoro, ma che cazzo il mio sei? Lavoro. Mica t'hanno invaso. Per il mio lavoro. Che adesso ma quale il tuo lavoro? Ma che cazzo pensi di? Ma che sei Zelensky quando veramente? Quando tu entri a casa tua e ti vedi divelto tutto il reparto notte e ti rubano una cassaforte. Quando qualche anno prima in rapina mi hanno puntato la pistola e mi sono fatto la pipì addosso, quando ti ho subito sei furti addosso, certo. Quando a casa mia mia non me ne frega dispiace, un cazzo di tutto il resto, ecco. Bravo, questo scusami, è importante. Non ho capito. Allora, che mestiere fai tu? Che mestiere fai? Io sono un ex gestore. Ex gestore di locali. Gestore di che cosa? Di locali, evidentemente. Di locali. Dei carburanti. Il carburante è interessante perché gestiscono moltissimo contante. Bravo. Questo è il punto. Dai, io adesso gestore. Non ho più il porto d'armi, c'ho l'uso di detenzione. C'ho il nulla osta. Ma di perché? Detenzione. Perché hai sparato? No, perché io adesso basta, ho terminato le mie mansioni. Perché hai terminato le tue mansioni? Gli trema la mano, gli parte un colpo e finita. No, non mi trema un cazzo. Se vuoi facciamo una gara io e te al poligono. Non rompere i coglioni. Io non ti auguro di provare quello che sta provando quel signore là e quello che ho provato anch'io. Parenzo, mettiti la testa a posto e ragiona, non fare le gag sempre sulla pelle degli altri. Scusami Mario, non ho capito bene. Scusami Mario, tu oggi hai quante armi in casa?
Io ho le mie due pistole che mi servivano quando lavoravo, quando trasportavo. Però sono regolarmente detenute. Ma ci mancherebbe. Assolutamente. Tu una di queste la tieni sotto il cuscino quando dormi? Anzi, ti dirò una cosa. Io ho appositamente una cassetta di sicurezza, una cassaforte sicurezza. Dove le vedo. Però quando di notte che mi sento qualche rumore e che mi sento magari è il gatto. Mario ci sta dicendo però una cosa fondamentale. Mario ci sta dicendo: ognuno fa quello che vuole, lui si sente. Puoi dire a Mario che non è nel Donbass. Ma sì, non è nel Donbass, è a Treviso, magari abita in campagna in una zona pericolosa dove vengono a rompere i coglioni. Giustamente non vuole più rottura di cazzo. Cioè, non vuole. Ha dei contanti a casa, magari ha dei familiari. Non so se sei sposato, hai figli. Ma che cosa hanno dei familiari a casa? C'è la nipotina, o lui gli piace dormire con la pistola. Che pistola è quella che tieni sotto il cuscino? Ma c'è una pistola regolarmente denunciata. Sì, non c'è quello problema. Ci mancherebbe altro, altrimenti sarebbe grave. Qui saremmo in presenza di un ulteriore reato. Ma scusa, senti Giuseppe, fagli voglio capire a questo imbecille qua che hai al tuo fianco. Sì. Ma tu capisci che è stata una necessità mia. Sta a Roma, non è al fianco suo. Sta a Roma, no? A Roma, scusami. È uguale, sì. Non capisci un cazzo. Se custodisci le armi così come sai la geografia è finita. Ma non è un capriccio, te lo sta dicendo. Non è un capriccio. È un capriccio di un maniaco. Pensa di essere Rambo. Questo nonnino pensa di essere Rambo. Questo nonno pensa di essere Rambo. Nonino, un cazzo, nonino, sei tu che sei imbecille, che ragioni come un rimbambito. Ciao, Mario. Perché si arrabbia? Si arrabbia, che fallo arrabbiare, che ha fatto? Dai, su, fallo arrabbiare, forza. Andrea da Bologna, vai, Andrea, dimmi. Sì, pronto? Dimmi, veloce. Pronto? Sì, ciao, buonasera a tutti. Io volevo evidenziare una cosa molto palese. Il centro-sinistra sta facendo un megafono elettorale gratuito a Vannacci. Beh, Andrea, mi pare nei fatti questa cosa. Mi pare nei fatti. Ti ringrazio. Perché devo chiamare Francesco Siciniano. Francesco Siciniano, autore di un autore. È stato rapinato, ha reagito, ha sparato, ha ucciso. Ha passato dei guai. Alla fine è stato prosciolto da ogni accusa. Aveva una pistola, Vaprio Dadda. Secondo me su questa vicenda ancora gli rode il culo. Vai col numero, regia. Pronto? Grande Francesco, sono Cruciani dalla radio, come stai? Oh, carissimo Cruciani, io sto bene, dimmi tutto. Alla grande, allora ti volevo chiedere una cosa, ci siamo incontrati l'altro giorno e devo dire la verità, sei rimasto sempre sul pezzo tu. Secondo te si può mettere la pistola sotto il cuscino? E certo si può mettere, perché in casa mia la metto dove voglio. Diciamo che quando ti danno il porto d'armi ti dicono di mettere negli armadietti chiusa a chiave, ma non ha senso, dai, è una cazzata quella lì. No, ma hai ragione, ricordiamo che Siciniano per fortuna fece fuori un ladro, lo accusarono di omicidio volontario, caro Parenzo, poi hanno archiviato tutto, Ma cosa vuol dire? Ma cosa devo fare? Bisogna applaudire, ma non ho capito, ma cosa vuoi che faccio? Devo applaudire? No, non devi applaudire. Dimmi tu. Tu hai due giorni. Ma tanto Parenzo c'ha sempre la sua idea, non c'è cazzi, mia idea, è l'idea dello Stato di diritto, amico carissimo. Ma lo Stato non fa un cazzo per queste cose, ve lo volete mettere in testa o no? La mia vicenda risale a 8 anni fa e ad oggi è ancora come prima, siamo ancora le solite, non fanno letteralmente un cazzo, questa è la verità. Ma che cosa vuol dire? In casa mia tu non entri, punto e basta. Ma ha ragione, dovrebbero archiviare immediatamente in tempi rapidi. Ma lo decidete voi cosa devono fare? Ma mi spiegate un attimo, ma decidete voi cosa fare? Ma c'è Nordio, ma lo scriva Nordio, ma lo scriva il ministro Nordio, non deve chiamare la Zanzara. Anche voi doverlo dire tutti i giorni come fa Cruciani, non a rompere i coglioni al contrario. In casa mia non deve entrare nessuno, punto e basta.
basta. Questa è la legge. Chi entra sono cazzi suoi. Oh, queste sono le parole che volevo. Io in casa degli altri non ci vado. Sono le parole che volevo sentire da siciliano. Cioè questo: quando uno entra dentro casa, diciamo, quando un ladro entra dentro una casa di una persona per derubare, perde ogni diritto. O sbaglio? Ma certo, l'ho detto io l'altra sera. Ascoltami una cosa. Dimmi. Ascoltami una roba, Cruciani. Se tu passi con il rosso, no? Sì, violi una norma, giusto? Sì. Ok. Certo. Ti rompi una gamba, muori, non ti paga un cazzo di nessuno. Perché lo stesso concetto non vale anche quando tu violi la proprietà privata, che violi questa norma? Sì, ma, no, ma io sono d'accordo con te, violi la proprietà privata, ma è perfetto quello che dici. Cioè, quando tu entri dentro un posto, in quel momento, se c'è una reazione, qualsiasi tipo di reazione sia, te la devi subire, c'è poco da fare. Perché, tra l'altro, come tu mi insegni, confermami se la pensi sempre allo stesso modo, sostanzialmente fa parte la possibilità di crepare, la possibilità di morire, fa parte del mestiere del ladro, o no? Ma questo è logico. Uno che sceglie di fare quel lavoro lì ha i suoi rischi, c'è poco da fare. Se uno sceglie di andare a fare cazzo il missionario in Uganda, va là. Se poi non c'è un elefante che se lo ingroppa, che te devo dire? Alla fine è un ragionamento che... Scusami. Ma qui in questo paese qua non succede mai un cazzo. Qui ascoltami, è il paese che tutti van bene, tutti vengono qua, tutti godono, fanno, disso, le pene. Adesso ho saputo anche che non è più l'anno carcerario 9 mesi, ma è diventato 8. No, ma tra l'altro fra poco non li mettiamo neanche in carcere. No, ma tra l'altro, scusami, Francesco, c'è un'altra cosa. Uno di questi qua che è stato ferito, non so se è il ferito o l'altro, questo albanese l'altro giorno a casa del finanziere, aveva ricevuto un decreto di espulsione. Come quando sono entrati in casa mia, solito discorso. Che cazzo di decreto di espulsione è se tu lo metti lì su un pullman, su una metro, e dici vattene a casa? Quello gira alla prima fermata, scende e fa i cazzi suoi. Oppure va là e torna di qua ancora. Ma ragazzi, devono fare invece di andare a fare i campi di là del cazzo degli immigrati, bisogna fare le carceri di là semmai, e mandarli in carcere al loro paese, punto e basta. Se tu prendi 20 anni in America, ti fai 20 anni, perché il carcere americano è privato, io faccio un contratto con lo Stato, mi devi il tenere carcere, questa persona 20 anni, e 20 anni ci stai, qui invece di 20 anni diventano 4 mesi, mandate tutti a fare in culo. Scusami Francesco, scusami, la tua vicenda si è chiusa, con l'archiviazione dopo diversi anni, ti sarà costato qualcosa in avvocati? Un paio d'anni. Esatto, ti sarà costato in avvocati, omicidio volontario, ripeto ancora una volta. È ovvio che costa, la mica lavorano gratis gli avvocati. Forza, ti hanno ridato la pistola, capito, poi o no? Ma ha sparato, no, Luciani, la stronzata di questa merda di paese, sai qual è? È questa. Vuol dire, il giudice ha detto restituite l'arma a siciliano, il prefetto non me l'ha dato il porto d'armi perché sostiene che io sono un pericolo per la comunità. Ma ti sembra normale una roba del genere? No, a me sì? No. Normalissimo. Ma che cazzo normalissimo, Parenzo, ma non rompere il cazzo sempre. Il prefetto è il numero uno, quel prefetto, il numero uno assoluto. Ma che numero totale. Uno? Ma no, viva il prefetto. Viva il prefetto. Dai retta a Francesco. Però scusami, sai che siciliano, perché uno che ragiona così non ha mai provato un cazzo. Io se vengono a casa tua e ti riesco di legnate ti accoprono, voglio vedere cosa dici. Però posso dirti una cosa, siciliano è stato anche minacciato. Non hai pistole perché sei pistola, scusami, Però se io la voglio tenere a te, che cazzo te ne frega? No, ma tra l'altro un'altra tu cosa sei un pericolo pubblico. Siciliano ha detto un'altra cosa, cioè tu ti ricordi la vicenda, te la sei dimenticata. Siciliano è stato minacciato dai parenti di quello che ha ammazzato, e dunque il fatto di non aver ridato la, io non so adesso, comunque tu l'arma la vorresti di nuovo? Hai ancora qualche paura di... Ma io l'arma la vorrei di nuovo, ma non me la danno, non me ne frega un cazzo, cosa devo fare? Come mai non gliela danno secondo te? Ma non gliela danno perché sostengono che sono io il pericolo, non il delinquente che viene in casa mia, ma un cazzone. Lo stai giusto, avere l'arma secondo te è un diritto? Avere un'arma fa parte dei diritti? Ma certo, se uno la vuole è un diritto sacrosanto. Come, ascoltami, ma sta cazzo di pistola se io detengo una katana in casa, non è un'arma? Sì, beh certo, assolutamente sì. Allora
ancora che cazzo, sono tutte le solite sonsate, la pistola, il far west, tutte le cagate all'italiana. Assolutamente. Non serve veramente un cazzo. Se uno vuole detenere un'arma sono in casa le sua, regole. La detiene. Io sono felice che esista lo Stato un di diritto che tutti dicono, che... lo Stato di diritto tutela solo i delinquenti. Insomma, ti hanno tolto la pistola, non è mai basta, venuto nessuno a dire hai ti bisogno hanno tolto di uno psicologo, la pistola, di questo. C'è un pazzo in meno in giro armato, ma che stiamo scherzando? Ma chi? Ma tu Parenzo, sei tu che sei pazzo, non è quello che posso vai dire in giro con l'arma. Ma perché ve la pigliate? Ma perché ve la pigliate con la gente che si difende e non ve la pigliate con i delinquenti e li lasciate girovagare in Italia? Dai cazzo. Questa è ve la pigliate, ascolta, ve la pigliate come che non ti succeda mai. Senti, ma se ti succede vedrai che cominci a ragionare, scusa, diversamente. Scusate. Quel povero vecchietto lì non dormirà, scusami, più di notte. Hai capito il problema qual è? Sicuro, sicuro. Quello lì è uno stupro psicologico. Mettetevelo nella zucca. E prima di uscire fuori da questa vicenda dal punto di vista legale, tu vedrai che passerà comunque uno o due anni, perché qualcuno dirà poteva mirare in alto, poteva mirare meglio, e gli chiederanno pure i danni, magari. Quelli là gli chiederanno i danni perché magari è stato perché l'ha ferito. Me lo auguro. Ma come te lo auguri? Che sei impazzito? Ma come me lo auguro? Parenzo, ma dove cazzo vivi? Tu devi andare a vivere in Uganda, mica in Italia. Non puoi dire l'Italia questo, doveva dai. Anni fa diventare una repubblica indipendente come la Svizzera, in mezzo ai coglioni. I delinquenti non ci devono stare. Chiudilo, che l'Italia dai, chiudilo, è piena basta, di brava chiudilo. Gente. Ti hanno tolto il porto d'armi? Sono contento. Cosa devo dire di più? Posso dire che sono contento? Mi sento a me più non sicuro. Me ne frega il cazzo di te, guarda, posso dire che mi sento, guarda, io veramente ti voglio bene, ti do un abbraccio ma fortissimo. Ma che ti voglio bene, uno che ragiona così, io... guarda, vuoi bene. No, no, io ti voglio davvero bene. Io ti voglio davvero bene. No, non passeresti un giorno ma intero con lui, dai. No, gli voglio io anche perché non so se ce la faccio a resistere un giorno intero con Parenzo. Sì, ma esatto. Più di un giorno intero, ma scherzi, ma è una persona così per bene, però sono felice che gli abbiano tolto la pistola. Vabbè, posso Francesco, ti abbraccio no? E ti saluto, a presto, oh, avanti tutta. Mamma mia, come siete. Ciao. Ci sono Luciani, tu altro che stare zitto 12 minuti, dovresti stare sempre zitto, perché ogni volta che apri bocca dici una cazzata. Va bene? Sei proprio un idiota. A Gruciani, ma vattene a fanculo, mio nonno sotto al letto c'aveva per pappagallo, mica la pistola, ma che cazzo sei, Denzel Washington? Te continua a titillare il cazzo a sti vecchi rincoglioniti che se pensano ad essere i giustizieri da notte, tanto la felpa già ce l'hai, te manca solo il rosario in mano, te stai a trasformare in Salvini. Io voglio dire all'amico caro, all'amico sincero e caro, devo dire la verità, il romano della Zanzara, che è una vergogna che lui chiami in questo modo il grande Mimmo. Il grande Mimmo, l'ho già detto all'inizio di questa disgraziata trasmissione, dovrebbe essere insignito di una medaglia dal Presidente della Repubblica, non solo per il suo onorato servizio di tanti anni nella finanza, ma anche per la reazione pronta e direi anche ragionata che ha avuto contro due malviventi che si erano introdotti nella sua abitazione. Io direi che il Presidente della Repubblica dovrebbe premiarlo, caro Parenzo, premiarlo, farlo cavaliere del lavoro, portarlo in un palmo di mano. Non esageriamo. Sono tre giorni che lo attacchi indiscriminatamente. Sei come il romano della Zanzara che hai testé sentito. Sei come il romano della Zanzara. Dai. Io non farei l'elogio di questa gente perché sono messaggi devastanti che vengono mandati. Cioè, alla Fiocchi, dice te, alla Fiocchi, diciamo. Un messaggio alla Fiocchi. Ne abbiamo già parlato prima del signor Fiocchi, di cui ho raccontato le gesta, come ho già detto anche oggi all'aria che tira, gesta, signor Fiocchi. Vabbè, comunque ti faccio sentire di nuovo questo signore che non so se tu hai denunziato alla fine, ma no, chi se ne frega ormai, no. Basta, le denunce ci hanno anche stancato. Tale Baccellieri, Gianni Baccellieri, lo sai, quello della radio calabrese, radio Antenna Febbea, continua la sua saga contro Israele. Antenna Plebea? Da Febea, sì, puoi tradurlo anche così tu, no. Puoi tradurlo anche così. Gianni Baccellieri contro Israele, contro Cruciani, contro Parenzo, direi anche un po' contro gli ebrei in generale. Signor Baccellieri, vai regia. Intorno alle 18, puntuale, io già vedo il numero 02, poi io non ci rispondo con 02, che poi è quattro numeri, 02 in più quell'altro, e poi chiamano col 331 pensando che sono fisso io, no? No, non invece capisco questo, che sono sempre loro. Il 331 è un prefisso particolare, sempre. Sì, vabbè, si dice, ma no, era poi quella della team.
No, non è che pensiamo che tu sei fesso, non è che lo pensiamo, non è che lo pensiamo. Svalvolato di primo probabilmente livello. Probabilmente lo sei. Senti, senti su Parenzo, senti. Mentre Parenzo è raccomandato, perché per fare la 7 migliore non è possibile. Parenzo che fa una trasmissione sulla 7 vuol dire che è raccomandato, dai, non ci sono altre alternative. Cruciani invece rimane sempre pagato dalla Confindustria. Sì, questo sicuro. È sempre pagato dalla Confindustria, allora? Pagato da Mediaset, quindi allora? Dal governo. Sì, no, non è il Italia. Governo. Però sappia con mia, perché magari non condivido le sue opinioni razziste. O le sue opinioni, insomma, sì. Dell'ordazzo, perché poi non è che lo dico io, lo dice lui che non se lava. Allora, voglio precisare al signor Baccellieri che innanzitutto Mediaset non rappresenta il governo, dunque non ha capito nulla, no, diciamo, è proprio la BC. Uno pagato dal governo. Poi alcune trasmissioni, diciamo, potrebbero essere leggermente, ma dico leggermente, magari filo governativo o comunque filo centrodestra, ma non c'entra assolutamente nulla. Parenzo raccomandato è una vecchia teoria che fu per primo, diciamo, per prima propagandata, te lo ricordi, dal signor credo Mauro da Mantova, eccetera, ma eccetera. Ma non è finita benissimo, poverino, quello no. Mi dispiace. Ecco, tutti appunto, quelli che, che tu, hanno detto sì, questo sì, poi non esageriamo. Non hanno avuto, non lo so, però sai, spesso è stato detto sì, sì, e io sì. Sono qua, sono ancora qui, sì. Abbastanza vai, vivo. Baccellieri ancora, ancora Baccellieri. Io. Però al di là di questo, cioè, questo ci sta. Fare una trasmissione e mettersi addosso la bandiera di Israele. Sì, allora? Ho capito. Posso pensarla diversamente da te. Cruciani, oppure devo essere ebreo pure io per essere simpatico a te? Ma quando fotti tia e della bandiera che ti sei messa addosso? Vabbè, ma perché ognuno si può mettere la bandiera che appunto, vuole. Appunto, allora che vuoi? Per me tu ti sei messo la bandiera del. Mamma mia, che sei cretino! Oh, del? È la realtà. Oltre a essere un. C'è un diffamatore abituale. Bravo, un diffamatore. Esatto. Peggio dei nazisti, dice Baccellieri. E qui, amico mio, qui, signor Baccellieri, dovresti avere un confronto con noi, un nuovo confronto con noi. Ma facciamo passare del tempo, sì. Se no ti diamo troppa visibilità. Ma nessuno sa chi è. Se no ti diamo troppa nessuno visibilità. Sa chi è, perché lo proponi così? Nessuno sa lo so, chi lo è. So, lo so. Perché almeno i nazisti, tu ammazzavi un tedesco e loro ammazzavano 10 italiani. Ancora con sta questi storia. Gli hai ammazzato mille cose, ne ammazzarono 105.000. Ma ti prego. Capisci che sono peggio dei nazisti? Ma lo dicono i numeri. Io lo dico Baccellieri, lo dico questa in questa è la realtà. Lo dico in non puoi consentire. Io consento perché voglio stanarli tutti uno per uno. Facevano quelle cose. Uno per uno, questi cretini, questi infami maledetti. Uno per uno, uno per uno, uno per uno. Marco da Napoli, vai Marco, vai, vai, Marco, dimmi. Buonasera Crucio, buonasera Parenzo. Dimmi, dai, forza, questo buonasera, volevo sti dire cazzi, queste targhe dai. Polacche, avete rotto il cazzo a Napoli, queste targhe polacche. Ma che cazzo parlate a fare? Ma voi sapete le cose? È la realtà, lo è sapete? La realtà. È ma la realtà. Realtà che cosa? Che paghiamo 2000 euro all'anno noi a Napoli? Una cazzo mai? Di macchina c'hai... di 1000 e euro. E come mai c'hai la targa polacca? Una cazzo di Toyota, come mai? Yaris, come mai? 1000 euro, volevano 2000 perché? Euro, è ovvio che faccio la targa polacca. Ce l'hai o no la targa polacca? Ce l'hai o no? Ce l'avevo, ma non ce l'ho più. Sempre al passato, sì, ce l'hai sicuramente. Ma no, perché io non ho nessuna targa polacca, come mai? Perché? Perché pagano troppo. Perché lei sta a Milano e paga 100 euro all'anno, 200 euro all'anno il suo bel Mercedes. Non è vero, non si paga 100 euro. Quanto paga il suo Mercedes? Non si ha, non si, scusami Marco, fermo un attimo, non si paga, non si paga poco l'assicurazione a Roma e a Milano, si paga meno che a Napoli, ma per un motivo molto semplice, perché fottono macchine anche qui, ma ne fottono meno, siccome a Napoli ci sono una marea di furti di auto, e non dico niente, per carità di Dio, come no, è perché costano tanto le assicurazioni. Perché fanno le lettere false, lo Stato lo sa benissimo e ci marcia su sta cosa, ciao, perché sono ciao, povero Marco. Operaio. Ciao. Davide da Milano, vai Davide. Parenzo, volevo dirti una cosa subito al sodo, vado. Sì, vai, ma vai. Perché non candidi il finanziere all'Europea che ha fatto una cosa che gli italiani lo farebbero in milioni? All'Europea il finanziere, ormai sono chiuse le liste, il finanziere è quello che ha sparato. Va bene, ok, volevo dire solo questo, allora. Adesso apro un'altra parentesi. Ascolta. Per quale merito, merito, scusi? Perché lui non si è difeso, ha difeso la famiglia, quale sarebbe ha difeso il grande merito che di uno che ha perché dorme con la rossa, perché dorme allora con la cosa sotto il cuscino? Fammi capire, perché dorme con la pistola sotto il cuscino? E qual è il problema? È diventato un merito dormire con la pistola sotto il cuscino? Vergognati, ma vergognati. Sì, io mi vergogno. Io ti dico, 3,57 magno, 2 pollici e mezzo, guancette in legno. Poi, ma adesso fammi sentire, fammi sentire, fammi sentire.
Remington calibro 12, fucile a pompa, doppio pallettoni, palla singola e pallettoni. Quando mi fino americani salta in aria, è uno di quelli. Poi 9x21, 98F, la beretta. E poi Glock, sono quelle armi che c'ho io. Scusa, quante ne hai in tutto? Io ce n'ho 3 più un fucile a pompa. E cioè, addirittura una katana del Giappone. Capito, 3 pistole e un fucile a pompa? Bravissimo, tutte denunciate. Beh, tutte regolarmente denunciate. E allora, hai mai sparato in casa qualcuno? A un ladro? Non ancora, no, mi hanno rubato. Però voglio solo dire una cosa. Molto in grave casa mia, cioè, dove le tenevi? Dove le tieni queste pistole e queste fucile? Lui le tiene sotto cucina. Io ce l'ho sparse per casa. Perché se entrano in cucina ce n'ho una, se entrano casa in sala ce n'ho un'altra. Ha ragione, Davide. Se entrano in camera letta, posso dirti? Sparse per casa. Deve cambiare la legge. Deve segnala il alla costura. Segnala la costura. È un colabrodo. È un colabrodo. Ma chiamala pure. Ma che segnala la costura? Ma questo qua le tiene in una stanza perché magari entrano da una parte e lui c'ha subito la pistola a disposizione. Ma qual è il punto? Ma qual è il punto? Qual voglio dire, non si tengono sparse per casa. Perché no? Non si dovrebbero. La legge non prevede questo. Ma ce l'hai sotto mano adesso? Ce l'hai sotto mano? No, adesso uno è sotto il materasso con la fondina. Non si può tenere così. Ragazzi, sai cosa ci insegnano a noi? Ascoltami. Ci insegnano a parlare. Io adesso chiamo la polizia. Non chiamare la polizia diretta. È molto grave. Voglio chiedere alla polizia se è normale che uno che ha il porto d'armi del mio paese chiama i carabinieri di Milano disseminata di armi. Non è possibile. Ma questo è un bomber assoluto, altro che. Ma fa benissimo. Ma questo è un coglione assoluto. Giuseppe, gli voglio anche fare Davide detiene regolarmente delle armi che giustamente mette in ogni stanza dove è possibile incrociare ogni tanto dei ladri. Di che parliamo, per ragazzi? Favore. È così. Chiama i carabinieri. No, verifica. Ma c'è un reato. C'è una denuncia di un reato. La chiami che ci vediamo al caffè. C'è carabinieri che è una trasmissione dove vengono commessi reati in diretta. No, però lui sta dicendo una cosa. Ha avuto sangue freddo che ha sparato in alto al collo. Io avrei mirato la sagoma più grossa, perché noi ci insegnano per difenderci, difesa personale, a sparare al buco. Però cioè, posso dirti una cosa: non può tenere le armi sparse per la casa. Questo è però il tema. Tu sei in contraddizione perenne, Davide. Tu sei di una notizia di reato. Come dire, tu dici: siamo venuti a conoscenza di notizia di reato e qui si commettono reati ogni giorno. Continuamente. Però posso dirti una cosa: tu sei in contraddizione incredibile, perché tu sei molto vicino a Israele, no? Cioè molto vicino. Aspetta Davide, è anche il sottoscritto, però posso dire, in Israele avere un'arma non è una cosa così strana, cioè è una cosa normalissima. Ce l'hanno chi va nell'esercito, ma ce no, ma anche non i cittadini è che c'è una proliferazione di ma armi. No, la proliferazione, le armi sono diffuse, dai, come non no? Non c'è un ma giro di armi. Io per le persone che conosco io non girano armate, se non sono dell'esercito. Ho capito, ma che c'entra? Solo chi è dell'esercito gira armato. Ma no, non solo, è facile procurarsi delle armi, è facile per difesa personale e mi stanno facendo così sì perché fra un po' ti presento una persona che sa molto bene queste cose. Sì, come no, comunque, dai, non mi interessa. In Italia non si cioè, può tu dici Davide la casa tu dici di Davide armi. Davide sta commettendo un reato. Ma come te lo devo ha confessato un reato. Io ti chiederei per favore di chiudere immediatamente la trasmissione e di chiamare il commissariato più vicino e segnalare questa persona, se no sei complice. Aspetta, scusa, se no sei complice. Dimmi una cosa, ma perché tutto potrebbe andare bene, non lo farò, però tu dimmi perché interrompere la trasmissione così per tua comodità, diciamo. Beh, questo perché così andiamo a cena prima, visto che già l'ora è già appunto avanzata. Ma che c'entra? Andiamo a cena cosa prima, c'entra? Sono le 8:15, 8:20. Sì, io devo anche scappare, devo andare allo spettacolo che inizia alle 9:30. Al tuo sì. spettacolo del cazzo, sì. esatto. Fermo là, fermi. Del cazzo, poveretto, 600 biglietti venduti, pensa te. Mamma mia, quanti soldi che fai, una cosa incredibile, vergognosa, schifosa. I am the light in the darkness. Your friend. Ore 11:30. Sono allo studio del tatuatore e mi dirigo con assoluta determinazione al bagno degli uomini. Solo che lo vedo occupato. Allora mi guardo attorno, circospetto ed entro in quello delle donne. Ho fatto una cacata atomica. Forza tamburo, avanti tutta, Michele da Bari.
posso definirmi completamente influenzato dall'ideologia tamburiniana, perché io nella mia vita sono andato raramente in un bagno delle donne oppure dei disabili, sempre in casi di necessità estrema, sì. Chiaramente ora nell'arco di una settimana sono andato ben due volte nel bagno dei disabili seguendo le orme del direttore Tamburini, quindi in caso di necessità estrema mi sono diretto con assoluta determinazione e senza farmi alcuno scrupolo. Grazie Tamburini per aver svoltato la mia vita, grazie. Lo vedi, qui in questo caso c'è un interprete, diciamo, assolutamente rigoroso della teoria tamburiniana, uno che non devia, diciamo, dalla strada principale, perché molti ormai deviano e dicono: ah no, vergogna, andiamo direttamente nel bagno dei disabili. Non bisogna andare direttamente nel bagno dei disabili, lo vogliamo dire, Parenzo, questa cosa qua? Certo, anche Tamburini lo direbbe e lo dirà a Trento, lui ragionerà sull'andamento dell'economia, su che cosa fanno i BRICS, cioè quei paesi come Brasile, Russia, India e Cina, ragionerà con i premi Nobel e poi dedicherà alcuni minuti del suo preziosissimo tempo per questa trasmissione che lo fa tanto soffrire. Io lo so che lo fa soffrire, lo so, lui è generoso, ma questa trasmissione lo fa soffrire, perché ogni tanto lo chiamano, gli dicono: oh, ma hai sentito cosa ha detto? E lui non lo sa, e lui sospira. No, lo sa perché sa tutto quello che accade. Sì, no, dico. Lui sa tutto. Allora, Donato Bevilacqua, guarito spiritualmente, così leggo qui. Caro Donato, buonasera. Donato, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Sei guarito spiritualmente? Che vuol dire? Scusa, perché ho letto questa cosa qua. Che significa? Ah, praticamente, prima di incominciare a convertirmi, a praticare il rosario, eccetera, eccetera, soffrivo molto di depressione. Soffrivi di depressione? Sei guarito col rosario? Vabbè, d'accordo, per carità. Può succedere. Sì, stavo un po' male di umore, vabbè, non di depressione, vabbè, praticamente, incominciando a pregare il rosario. Cioè, non ce ne frega niente, però diciamo che ci dispiace così. A me dispiace moltissimo. Perché devi dire che ti dispiace se non lo conosci? Scusa, non lo conosci, se uno soffre. Ho capito, ma sta telefonando, mi dice questa cosa, un po' mi dispiace. D'accordo, ma no, te lo sei già dimenticato. Sì, perché te lo sei già dimenticato. Comunque, vabbè, ti dispiace. No, mi sono dimenticato, mi dispiace, uno soffre così di queste cose. Dopodiché, tu dici la tua vita tornerà normale. Sì, stasera farai la tua cena con i ravioli, come abbiamo detto, con il pomodoro, con il vino rosso. Non lo so, questo non lo so. Se uno mi dice che sta male, mi dispiace. Vabbè, Donato, allora. Se sta male, mi dispiace. Praticamente stavo molto male di umore, facevo una vita non buona, negativa a livello di legge. Dunque, più o meno, ero un po'. Cioè, in che senso? Eri un criminale? Che facevi? Facevo delle cose comunque non cipi, rapine, che facevi? No, a livello un po' droga, ti drogavi? A livello di soldi. Un po' droga. No. Rubavi alla nonna, io. Che cazzo facevi? Rubavi alla nonna, che facevi? Comunque, vabbè, Donato, che ci vuoi dire con questa cosa? Spaccio e usura. Spaccio e usura, ancora di più, diciamo, sei un upgrade rispetto a quello che ho detto. Anche l'usura. L'usura non l'ho sentito da tempo, tra i reati qua denunziati alla Zanzara, l'usura, francamente... Era un po' di tempo che non la sentivo. Tu, Davide, ti ricordi qualcuno che recentemente abbia parlato di usura? Dire. No, e questo mi dispiace. C'è uno prima che aveva le pistole ovunque in casa. Mi spieghi una cosa? Come mai nessuno chiama alla 7 all'area che tira dicendo: io sono un criminale? Come mai? Soprattutto perché sono uno che ha fatto dell'usura. Perché tu sei il riferimento per tutta la criminalità italiana. È l'usura che è molto... Vabbè, Donato, allora... praticamente non è che ero tanto buono di sangue, diciamo. Chi ti ha salvato, Gesù Cristo? Chi ti ha salvato? Qualcuno? Un guaritore? No, conoscendo una persona che faceva delle preghiere di liberazione, mi sono fatto fare delle preghiere perché ho visto che non facevo un cammino. Però non secondo ti hanno, posso criterio. Dirti una cosa, non sono le preghiere che ti hanno guarito. Può darsi che le preghiere ti abbiano aiutato, mi sono avvicinato alla chiesa, poi... dopo un po' di tempo, dato che gli spiegavo che non riuscivo ad uscirmene da queste situazioni, mi sono fatto fare delle preghiere. Queste preghiere mi sognai a Gesù di notte. C'avevo i piedi pieni di sangue col chiodo conficcato nei piedi. Io piangevo. Questo era il sogno che hai fatto per uscire dall'usura, non ho capito. Poi mi alzai il giorno dopo e mi sono alzato in un modo diverso. Però già prima di fare questo sogno, prima di fare la preghiera, mi ero molto avvicinato, diciamo, al rosario. Andiamo al sodo, Donato. Cioè, tu sei un ex criminale che praticava anche dell'usura, salvato, diciamo,
diciamo, da qualcuno che ti ha messo sulla strada di Cristo, giusto? Perfetto. Benissimo. Però nel frattempo che io praticavo questo rosario, la chiesa eccetera eccetera, ma ho capito, aspetta, ecco, ho capito perché scusi, signora Giotta? Sì, Anna sì. Maria, ma sei stata tu a guarire sì. Donato? Allora, io gli ho dato altre indicazioni che poi adesso ti racconterà. Cioè che, parlare. Che indicazioni? Ho capito, non è che possiamo fare la monografica, però scusami, Donato, quali sono le indicazioni che ti ha dato la Giotta? Le indicazioni che mi ha dato Anna Maria sarebbero determinate cose da non fare, oltre al praticare il Santo Rosario. Cioè, che cos'è che non dovevi fare? Non fare sempre il sesso nella coppia. Che c'entra questo? Però, c'entra perché facendo il sesso, oltre al concepimento, diventa peccato mortale, diventa anche una TV. Ma che c'entra con l'usura, amico mio? Non c'entra un cazzo con l'usura, con la criminalità. Se io decidi di non scopare come... perché sei, diciamo, come dire, no, sei devoto, benissimo, qui accogliamo tutti, ma non c'entra niente con ok, ti sto spiegando. Vabbè, di come praticando il rosario mi sono allontanato da queste cose cattive. Che altra indicazione ti ha dato? Poi, dato che mi sentivo spesso di umore non buono, ero sempre infelice, conobbi Anna tramite le sue dichiarazioni. Ma che altre indicazioni ti ha dato, oltre a non fare sesso? E mi ha dato queste indicazioni qua, perché ti ho chiesto altre indicazioni che io non toglievo, oltre a fare il sesso, al concepimento, al non fare tatuaggi, a non fumare. Che c'entra i tatuaggi, scusa? A mettere i profumi, mettere i profumi, qual è il problema di mettere i profumi? Non è che uno non fa i crimini? È un problema, ma non è un problema non mettere i profumi. Ma come no? Io devo andare a fare lo spettacolo. Pensaci tu un attimo, dammi una mano, perché questo dice che senza i profumi si riesce a stare meglio. Senza i profumi, il profumo se lo indossi, donna si trucca, se l'uomo si prepara e si indossa il profumo, è per attirare un'attrazione da parte di una donna. Perché se no io altrimenti il profumo non lo metto. E non va bene. Ma che c'entra col fatto che praticavi l'usura, porca di una gran puttana! Vabbè, devo chiamare la persona. Per favore, abbiamo sentito di tutto, criminale, qualunque cosa. Può per favore rivolgersi a un bravissimo medico? No, a un medico bravo. Aspetta, Anna, devo chiamare prima una persona, poi ti richiamo. Aspetta un attimo, Anna, poi ti richiamo. Ma ho un appuntamento urgente. Ho un appuntamento urgente con un signore che si chiama il pastore Christian. Il mitico chiesa evangelica del primo amore. Ho un appuntamento. Stai lì, però, stai lì. Pronto? Sì, parlo con Christian. Sì. Sì, buonasera, mi chiamo Cruciani, chiamo da Radio 24. Mi ha dato il suo contatto Nausica. Ah, salve. Ecco, volevo sapere una cosa, pastore Christian, la posso chiamare così? Sì. Volevo semplicemente sapere da lei una cosa. Secondo come si pone la chiesa del primo amore, se lei ancora rappresenta la chiesa del primo amore di fronte all'omosessualità? Noi riteniamo che, così come esistono errori dal punto di vista andare a rubare, drogarsi o altre robe del genere, così la Bibbia dichiara che l'ordine di Dio è quello che l'uomo sia uomo e donna sia donna, no? E quindi c'è l'ordine della famiglia. Dunque, secondo lei è un peccato? È un peccato come andare a rubare, come eccetera, eccetera. Esatto, trattato alla stessa maniera, ma anche trattato come, per esempio, andare a prostitute o, per esempio, altri tipi di peccati che vengono chiamati di fornicazione o di adulterio, no? E di fronte a questo, diciamo, quando c'è un omosessuale, se lei incontra un omosessuale, le sarà capitato con la chiesa del primo amore, e qual è il consiglio che dà? Cioè, perché la signora Nausica... Se vuole credere nel Signore, no? Sì. Così come, per esempio, chi va a rubare si astiene da rubare. Sì, certo. Cioè, c'ho l'impulso di andare a rubare e io ti dico, vabbè, quell'impulso è un impulso che hai, diciamo, noi lo chiamiamo carnale, no? Come impulso carnale, certo. Lo definiamo così. Sì. E ti trattieni, cioè non è che perché senti di andare a rubare va a rubare. Lo stesso è chi sente un impulso di andare a prostitute ti fermi un attimo, no? Sì. Noi crediamo nell'aiuto di Dio, cioè? Nel senso che ti fa riprendere un'identità originaria, come un rimettere in ordine qualcosa. Rimettere in ordine, perché l'omosessualità è disordinata, questo è disordine. Sì, cioè come qualche cosa che non sta funzionando come dovrebbe funzionare. Ecco, ma secondo te gli omosessuali sono, diciamo, li consideri contro natura? Considero, diciamo, contro natura l'atto omosessuale. Oh mio Dio! L'atto omosessuale, sì. Mm.
tutti abbiamo degli impulsi carnali, no? Sì, sì. E quindi questi impulsi carnali, cioè io considero alla stessa maniera, o la Bibbia considera alla stessa maniera, ogni tipo di, diciamo, di azione, sì, che non è contemplata da Dio. Cioè, come il furto, non è che il Dio furto. Ama di meno chi, sì, va a rubare, o ama di meno l'omosessuale, o ama di meno chi va a prostituire. Ecco, ma lei l'atto omosessuale, lei l'atto omosessuale, pastore, come lo considera l'atto omosessuale? Allora, io non è che io lo considero, diciamo, sì, che la parola di Dio, se noi leggiamo la parola di Dio, la parola di Dio ci dice che, sì, questa azione non rientra nei canoni. Io mi sto innervosendo moltissimo. Cioè Parenzo che si sta innervosendo perché lui sostiene, aspetta, lui sostiene, Parenzo qui alla radio sostiene che i due gay si possono amare, invece secondo lei non è amore quello tra due uomini o due donne. No, io separo l'amore è un'altra cosa, cioè nel senso. Ma non si possono amare due gay si possono amare. Io vi dico cosa considero amore. Che cosa considero amore? Vi dico cosa considero amore. Aspetta, fammi sentire. Chiedo scusa. Sì, posso avere un figlio? Sì. Posso avere un figlio o un padre? Sì. E della Bibbia mi dice che lo devo amare con tutto il mio cuore, no? Ama, sì, il tuo prossimo, sì, come te stesso, no? Sì. Perfetto. Quindi io posso amare un'altra persona, ma non per questo devo avere dei rapporti, no? Giusto? Sì, allora. Quindi io l'amore lo separo. Sì. Questo è un impulso che ho nella carne. Sì. Ma cioè due gay non possono, esatto, non possono copulare. Nessuno, sì, ma due gay non possono, non possono copulare, secondo lei, non possono fare sesso? Allora, chi va verso la fede? Questa è una questione di fede, no? Sì. Nel momento in cui io credo, sì, in Dio, credo, sì, nel Signore, non posso okay, avere rapporti omosessuali. Io prendo una posizione. Se non credo in Dio, faccio quello che voglio. Cioè, per esempio, se io non credo in Dio, tutto quello che io sto dicendo non ha nessun senso. Ma il mondo secondo lei sta andando allo scatafascio perché c'è troppa omosessualità in televisione, eccetera, o no? Secondo me l'umanità sta andando alla deriva per tanti fattori, no? Anche questo? Per esempio le guerre che ci sono, ma sono tutte scelte dell'uomo. Certo, non c'è dubbio. C'è Parenzo che le vuole dire due cose. Scelte. Certo, non c'è dubbio. Scelte dell'uomo. Parenzo lo conosce? Lei, David Parenzo? No, non mi viene in mente chi è Parenzo. È un giornalista che conduce, benissimo, con me la trasmissione. Vuole dirle due cose. No, io mi sto innervosendo moltissimo, ma non tanto con i predicatori. Cioè, posso dire, a me i predicatori, sì, mi stanno sui coglioni. Io non ne posso più. In questa trasmissione ci sono sempre solo cazzi di predicatori. Ma cosa predicano, voglio dire? Ma cosa c'è da predicare? La chiesa del primo amore, C'è nessun primo amore, non c'è nessuna chiesa del primo amore. Se l'è inventata lui. E ma no, guarda i seguaci, nessuno. Allora, noi abbiamo i membri della nostra chiesa che sono più o meno una sessantina di persone, più ci sono altre persone che ci seguono online. Certo, non vi segue nessuno. Scusi, non me ne frega niente a me del vabbè, non gliene frega niente, a me interessa sapere quello che pensa. Ma è un discorso di fede, ma io lo capisco, mi innervosisce, Vabbè, io lo capisco, però se io mi voglio avvicinare alla fede, mi innervosisce da morire, entro nei canoni della fede. Non c'è dubbio, sopra ogni altra cosa. Grazie. Abbraccio, pastore. Grazie, signor Cruciani. Grazie. Arrivederci, buona serata. Grazie, è drammatico, è tutto drammatico. Crucio, Papa Renzo, mi sa che il brasiliano, quando è venuto lì in diretta, ha mentito sui suoi centimetri. Ho visto il video, ma 22 centimetri, manco in lontananza, se ne aggiunti almeno 11, te lo dico io. E ci occuperemo la settimana prossima di questi dettagli, Il mio istruttore di palestra, ecco, questo non te l'avevo ancora detto, oggi sono andato in palestra dalle 2:30 alle 3:30. Stamattina ho fatto la trasmissione, la recchettira, riunioni, eccetera. All'1:30 ho finito la riunione, ho finito la diretta, ho fatto la riunione con i miei più stretti collaboratori. C'è bisogno di raccontare come se fosse hai fatto il meeting per decidere la guerra a Gaza. Esatto. Cioè, hai fatto la riunione al telefono.
Abbiamo fatto. No, a l'una e mezza finita la trasmissione subito. Lo dico, lo dico anche per i miei, diciamo così, per il mio editore della serie. Nel senso che io finita la diretta subito, non è che sono andato a mangiare, ma ho convocato tutto il team del gruppo e abbiamo fatto una riunione molto proficua, molto bella, molto piena di dettagli per programmare tutte le trasmissioni prossime. Quindi dall'una e mezza alle due e mezza. Allora? Alle tre ho preso e sono andato in palestra tra le tre e le quattro. Poi sono tornato a casa, ho fatto la doccia, va bene, questo non mi interessa. Dunque, no, ma il mio istruttore della palestra mi ha detto: guarda Parenzo, ti faccio vedere le porcherie che fa il brasiliano. Dico: non so niente, cosa fa? E mi ha fatto vedere una scena agghiacciante di lui che è lì nudo con la fidanzata. E mi ha detto, mi pare che ci abbia un nocciolo d'oliva. No, io no, ho ma detto, questo guarda, è molto grave quello che stai dicendo. Stai già diffamando il brasiliano. La settimana detto. Prossima no, se ci saranno mio, scintille. Il mio comunque, istruttore, vabbè. Il mio istruttore di palestra. Vabbè, io riprenderei però con Anna Maria Giotta. Ora volevo dire una cosa, Anna Maria. È una cosa incredibile quella che è successa. Tu hai consigliato, per uscire fuori da una situazione molto grave, molto pesante, hai consigliato il ragazzo che era prima collegato. Di non farsi tatuaggi. Donato. E poi Donato, sì, e poi che cos'è che non allora Donato praticamente vive un'angoscia. Sì. Quando ha incominciato a ridurre i rapporti sessuali, sì. Adesso si sente bene. Non l'avete fatto parlare e dare no, l'abbiamo fatto parlare, è 10 minuti che ha parlato, scusami. Però lui ad esempio adesso ha si incontra con la compagna una volta al mese, mentre prima lo faceva più spesso. Adesso ma che male c'è? Ma perché? Ma se uno lo fa una volta al mese, qual è il problema? Se uno lo fa di più di una volta al mese, il sesso è peccato mortale, porta angoscia, porta tristezza. Ma non è vero. Voi non l'avete fatto parlare perché lui sì. Lui l'avrebbe testimoniato, lui adesso si sente meglio. Vabbè, ma faremo un'altra puntata, Anna Maria. Anna Maria, faremo un'altra straordinaria puntata perché è un caso molto interessante questo di Donato. Ma non ce ne frega un cazzo. Ma nessuno, è il caso di tutti. Io adesso sto in questi giorni un altro tizio che mi sta lasciando delle cose. Ho cercato di aiutarlo. Ma tu l'hai consigliato con i profumi e poi con che altro? Profumi, no, sesso e poi? Ci sono dei profumi particolarmente costosi che gli fanno dei malefici sopra. Ma anche non poi c'è se alcun te li metti sulla profumi. Oh, ma voi non ne capite niente di queste cose. Ma i profumi poi non fanno malefici. Sì, ma queste però non c'è nessun dei maleficio, profumi signora. Costosi signora, che sono fatti signora. Perché c'è sempre il diavolo vuole in cambio le anime in cambio di denaro. Signora, c'è il puzzo delle l'olezzo delle persone. Cristo, che cosa stai parlando? Ma io ho un'altra allora, grazie signora Giotta, approfondiremo grazie. Non approfondiremo un cazzo di niente. Beh, ti presento una ragazza, se la posso chiamare ragazza, non so nemmeno quanti anni abbia. Quanti anni hai? 45. Si chiama Adassan Chen, giusto? Ken. Adassan Ken. Che è la moglie di un soldato israeliano che in questo momento è ingaggiato in battaglia, diciamo così, non diciamo dove. Che bello. Giornalista italo-israeliana, tu dici perché l'ho invitata qui? Innanzitutto perché è di passaggio a Milano. Ma la cosa è che abbiamo scambiato dei messaggi su un movimento di donne e mogli di soldati israeliani che hanno un piccolo problema, cioè come fare sesso col loro marito. La signora Ken cosa fa? Intanto shalom. Shalom. Great. Bene, allora, lo sai che mi ha portato una targhetta di dove sei? Tu Tel Aviv, Gerusalemme, dove sei? Gerusalemme. Quindi della capitale, sì. Cioè Gerusalemme, la capitale. Possiamo chiaramente. Possiamo andare al sodo, ma pure per me la capitale. Continua a dire. No, lo dice Trump, alle però, che lo dice Trump, molti dicono che non è Tel Aviv la capitale bravi, è Gerusalemme. Andiamo su un'altra cosa. Che significa? Am Israel. Scusami. Am Israel. Non mi vuole far parlare di questa cosa. Che in realtà non ha nulla. Perché mi sembra. Ho sentito un'amica israeliana. Mi sono subito un po' scaldato. Perché ho sentito libertà e democrazia. Quello è sicuro. Ho sentito subito.
subito a libertà. Infatti ci parla di una cosa, perché lei è una stretta osservante dei precetti religiosi per quello che riguarda il sesso, giusto? Assolutamente. Assolutamente. Dunque, lei può fare sesso con suo marito quando esattamente? No, ricapitoliamo quella regola fondamentale che non tutti seguono, per esempio Davide non credo. Non capisco come è finita la zanzara, questo non ho capito. Dopo te lo spiego, dopo te lo spiego. Dimmi. Allora, dicevo velocemente, cioè non è che io in giro il mondo parlando di sesso. No, lo so, lo so. Con te perché me l'hai chiesto. Allora, sì, praticamente c'è un codice di leggi che noi seguiamo, che è la Torah, che certo. Davide sa bene. E una donna David. È una donna da Melech. Vabbè, dai. È una donna osservante, una volta sposata. Allora, praticamente durante il ciclo la donna non ha nessun contatto con l'uomo e dopo il ciclo conta sette giorni bianchi, vengono chiamati per la purificazione. Sette giorni fa il mikve. E bravo, dopo sette, vuol dire sette giorni diciamo di ciclo, sette giorni di conto. Quindi sono già 14 giorni, esatto. Cioè, tu con tuo marito per due settimane non fai niente durante il mese. Parenzo, non credo che segua questi precetti, ma comunque andiamo avanti. Dopo due settimane va in questo bagno dove ci si purifica, ok, si entra e si esce, e dopo si può ricominciare. Si può fare, eccetera. Però qui c'è un problema. E qui c'è un problema. Il problema è che se il marito è ingaggiato proprio nei giorni magari successivi ai 14, diciamo, è ingaggiato in battaglia e uno non fa un cazzo, o no? Fa poco. Fa poco. E come si rimedia questa cosa? Con incroci strani? Si fanno degli incroci stranissimo, tipo, non so, ci si incontra a metà strada se si sa che quel giorno là coincide. Esatto, allora lui esce e ci troviamo in un, non so, a te la vive in un hotel. Per cui c'è questo movimento che è non make love not war, perché lì in Israele non va molto di moda il movimento make love not war, diciamo, che era quello dei pacifisti degli anni 70, ma è make love in war. Cioè come cazzo trombare, scusami, questa è una definizione zanzaresca però realistica, durante la guerra. Ora, tuo marito, quante volte è successo che avete avuto questo incrocio maledetto? Sicuramente è successo, altrimenti non saresti venuta. E dunque sei stati in astinenza per quanti giorni? È più importante la guerra, lo capisco, è più importante quello che accade. La guerra, difendere il paese. Vabbè, la guerra, dai, su, adesso non fare il pignolo. No, non solo, in questo momento quando c'è un po' di tensione, non è che la prima cosa che vuoi fare saltare nel letto quando tuo marito torna a casa è stanco. Vabbè, prima cosa dorme 46 ore di fila. Poi si deve un po' sfogare tuo marito. Ho capito. Deve essere stato a Gaza lì a vedere la situazione. Può essere che te casca. Capito, quello c'ha la tensione in tutta la roba lì. Tornano abbastanza sfatti. Perché, scusi un attimo, voglio capire una cosa. Ma lei mi diceva che sostanzialmente la percentuale. Ma com'è arrivata la zanzara? Ma non ti preoccupare, che te ne frega. La percentuale dei matrimoni che resistono è più alta. Perché? Ma non è vero. La percentuale di matrimoni che resistono rispetto agli altri paesi è più alta. E perché? Perché avete una concezione dello stare perché insieme? Perché viviamo una vita sana, a parte che siamo occupatissimi, non c'è neanche tempo per litigare, okay, però figli, guerra, ci sono troppe cose. Oppure capito, ma tu dici tutta questa situazione porta a dei matrimoni più longevi in Israele? Assolutamente, perché due settimane, bravo, grazie, due settimane dal mese non devi, conosci tuo marito, dovete parlare, non è sempre torni a casa, no, ci si parla, ci si... Lei l'adulterio come lo considera? Perché nelle carte l'adulterio è condannato in Medio. Noi non è una cosa che non viene neanche presa in considerazione. Cioè, lei non prende in considerazione nemmeno l'idea lontana dell'adulterio. Ma assolutamente sì, non sono umana. Sarà passato una volta per te, sarà passato anche a mio marito. Però è un peccato grave farlo. Certo che è un peccato, ma non è che non lo facciamo perché come la persona prima che ha paura di fare qualcosa perché. Quello è sicuro. Noi lo facciamo perché abbiamo un codice di leggi e questo codice di leggi quindi non c'entra neanche. Certo che siamo umani, certo che ti viene voglia. Ma non solo voglia, ma c'è gente che lo fa, non è che. Ma in Israele si tradiscono come matti si tradiscono meno, dici? No, si tradiscono sicuramente, c'è dubbio. Però se tu mi chiedi chi segue le leggi della Torah, non lo fa. Anche se non lo fa, se no siamo tutti animali, facciamo tutto quello che vogliamo. No, ci sono delle leggi che noi seguiamo. È una cosa molto bella, cioè in realtà chi segue la Halakha, chi segue la Torah, ha la possibilità di mettere in piedi una serie di regole che ti consentono di vivere meglio. Cioè quell'astinenza sessuale per 14 giorni. Questa è una teoria del mitico mio amico Rabbino Becorre. Meglio l'astinenza è reale, te lo dico anch'io che sono laico, Se tu ogni volta fai tutun, dopo un po' ti viene a noia, perché chiaramente invece se ti prendi una pausa il desiderio poi aumenta dopo quei 14 giorni. Ma questa è una teoria, ma lo puoi
Certo, ma ho capito, ma non lo puoi fare così, anche a prescindere da questi giorni specifici. Cioè, per esempio, la cosa delle mestruazioni, diciamo, delle, d'accordo, uno, a me, io, per esempio, ho sempre odiato, ma a prescindere, ma non sono ateo, per cui ho sempre odiato a prescindere. Dunque, ma non è che uno per forza adesso per legge non si può fare durante quel periodo là. Cioè, ma non è che Giuseppe, non è che neanche si può, non si può fare, non ci sfioriamo. Non ci sfioriamo. Esatto. È bellissimo. Ogni due settimane ci si risposa. In due letti diversi. Bravo. Dovresti vivere in due letti diversi. Stai in due letti diversi, pure te quando succede? Si possono staccare i letti? Si possono staccare. Ma è difficile dormire vicino e non. Per carità di Dio, ma assolutamente. Ma Giuseppe, mi vedi? La masturbazione. Sì, ti vedo, vive e vegeta. Esatto. Ho cinque figli. Sono sposata. Mio marito è un figo unico. Sì, l'ho visto. Hai visto, giusto? L'ho visto. E siamo ancora come innamorati, ma non perché siamo unici. Grazie, David. Ma scusami, ma tu la masturbazione la concepisci oppure non la pratichi come la dovrà, come prescrive, diciamo, la. Ho capito, questo è però. Quello però riguarda i maschi. Una volta il rabbino Pecor mi ha detto la dispersione del seme, che però non riguarda. Che è un peccato da noi, certo. Sì, è un peccato, è una follia, diciamo la verità, non c'entra niente. Diciamo che è una follia, vogliamo dire che è una follia, ma vale per tutti questo qua. Invece quella femminile si può praticare tranquillamente, senza nessun problema. Vabbè, abbiamo capito. No, per ovviare anche ma in quel periodo, casomai. Una cosa che ti può piacere, caro Cruciani, ti do un'altra notizia che ti può piacere, che è scritta nel mio mirabile libro ebreo. Si può ancora acquistare. Si può, esatto, si può ancora acquistare. Allora? Sì, su di libreria, perché vabbè, ancora dai, fuori allora? Baldini e Castoldi editore. Però al di là di questo, in quel libro magistrale è spiegata la ragione di questa cosa che ti stavo dicendo. Cos'è che ti stavo dicendo? Chiudiamo qua. La prossima volta me la dici. No, la prossima volta devo chiudere. Devo chiudere, sennò è importante. Mi ammazzano. Gli italiani! Ci ammazzano. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, alle 8. Ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.